Buongiorno, ben ritrovati anche oggi in diretta. Tante le notizie, tanti gli aggiornamenti sul fronte coronavirus, ma non solo, perché oggi lo ricordiamo, 2 anni fa. La tempesta di Vaia devastò le montagne venete, bellunesi, vicentine in particolare, e si ricostruisce. Parleremo naturalmente anche di questo con chi ha vissuto da vicino quei giorni devastanti e sta ora affrontando la ricostruzione. Ma naturalmente in primo piano resta l'emergenza coronavirus. Io ringrazio subito il primo ospite che è in collegamento Skype. Buongiorno a Enrico Carraro, Presidente Confindustria Veneto. Buongiorno Presidente. Buongiorno, grazie per l'invito, Grazie a buongiorno a voi. lei per essere con noi. Vengo a collegarmi con lei tra pochissimi minuti. Se mi permette, darei subito conto dei dati aggiornati a questa mattina da parte di Azienda Zero sui positivi nella nostra regione, 1472 rispetto al bollettino del pomeriggio di ieri. Sono i nuovi positivi nella nostra regione. Balzano all'occhio i dati relativi a Padova, la provincia di Padova con 329 nuovi positivi, 322 a Treviso e a seguire le altre province, 303 a Vicenza. Complessivamente però nelle ultime 24 ore nella nostra regione sono 2.109 i nuovi positivi. Si supera la soglia dei 50.000, sono 51.244 da inizio emergenza le persone che in Veneto si sono contagiate da coronavirus. Numeri importanti, come purtroppo sono importanti i numeri che arrivano anche dagli ospedali, perché sapete, lo ricorda sempre il governatore Zaia, che attenzionati speciali sono proprio i pazienti ricoverati negli ospedali, perché quello che si deve evitare è lo stress degli ospedali. Va tutelata la tenuta dei nosocomi veneti. Allora, abbiamo 57 persone in più in area non critica nelle ultime 24 ore ricoverate in Veneto, e cresce anche il numero delle terapie intensive con 6 persone in più ricoverate, e purtroppo si registrano nelle ultime 24 ore anche 16 decessi nella nostra regione. Presidente, numeri preoccupanti perché indicano come i contagi siano in aumento, ma come purtroppo la pressione sugli ospedali, come si temeva, sta aumentando di giorno in giorno. Sono dati preoccupanti, sono dati che ci fanno tremare i polsi. Ce l'avevano spiegato, ci avevano raccontato a maggio, a giugno, quando eravamo finito il lockdown, che ci sarebbe stata così una recrudescenza in autunno dell'epidemia, e oggi siamo veramente davanti a numeri molto preoccupanti. L'emergenza sanitaria che va di pari passo, ormai lo diciamo da mesi, con quella economica. Abbiamo visto nei giorni scorsi le manifestazioni in varie piazze italiane, abbiamo anche raccontato storie di chi vuole resistere a costo di prendersi una multa, una sanzione, ma ha deciso di tenere aperto perché altrimenti dicono è la morte per le nostre attività. Le volevo chiedere, Presidente, cosa ha provato quando ha letto domenica mattina i contenuti del nuovo DPCM, e quando poi ha ascoltato le parole del Premier Conte in conferenza stampa, la sua prima reazione di fronte a queste nuove restrizioni? Ci risiamo, siamo ricaduti, è quello che ho detto prima, siamo di fronte a momenti terribili, ma il mio primo pensiero è stato quelle persone veramente che sono state le prime, i ristoratori, i lavoratori dello spettacolo, tutti quanti questi che si sono trovati d'improvviso da condizioni insostenibili. È stato sbagliato forse, perché è giusto se sono supportate da evidenze epidemiologiche questi lockdown, queste chiusure, forse andava subito raccontato e subito spiegato a queste persone come gli saremmo andate incontro. Io conosco, perché tutti conosciamo, tutti abbiamo amici, tutti abbiamo anche colleghi che sono implicati in questo tipo di attività, e oggi anche, secondo me, chi va bene, chi ha la fortuna di continuare, deve sempre comunque essere vicino a queste istanze di queste persone. Qual è lo stato di salute della nostra economia se dovessimo fotografarla in questo momento? Scuote la Non c'è nessuna testa. istanza.
Sì, perché non c'è nessuna istantanea che oggi può fotografare la nostra economia. Noi ci eravamo abbastanza bene ripresi perché le prospettive dell'ultimo trimestre dell'anno erano in ripresa, per alcuni settori in netta ripresa, e quindi ci avevamo di fronte così a una chiusura dell'anno che non poteva sicuramente recuperare quello che avevamo perso nei primi 2 trimestri, però si portava verso una situazione sempre difficile ma meno sostenibile. Ci sono alcuni settori, il settore del legno arredo, quindi tutti quanti i prodotti dedicati all'arredamento della casa che avevano bene recuperato, l'elettrodomestico aveva bene recuperato, anche in parte la filiera della meccanica che tanto esporta dalle nostre zone verso la Germania e verso altri paesi europei, così stava, non dico recuperando quello che aveva perduto, ma si stava portando in posizioni più sostenibili. Oggi, anche di fronte alle chiusure che abbiamo visto in Germania e in Francia, oggi è tutto un po' più difficile. Ieri la borsa così che anticipa sempre trend di medio termine, ha avuto un pesante scossone, quindi non sono assolutamente buone le prospettive. Oggi ci sono comunque delle aziende che continuano a lavorare, che hanno lavoro e tanto bisogna essere vicini agli imprenditori che oggi non possono continuare a lavorare, tanto bisogna essere vicini alle aziende che oggi hanno mercato, riescono ad esportare e funzionano pieno con le loro manodopere. Come si fa a star vicino a queste realtà, Presidente, per aiutarle a sopravvivere, ad andare avanti, anche tenendo conto della chiusura a livello europeo? Perché anche i nostri partner economici, vivono la stessa nostra situazione e quindi quello che era un po' l'elemento trainante, l'export, registra, numeri preoccupanti. Sì, certo, è anche vero, mi sembra di aver capito, perché anche dalla Francia le notizie così che mi sono arrivate sono ancora frammentarie. Molte attività produttive insieme alle scuole rimarranno aperte. Ci vuole anche da parte di noi imprenditori, noi abbiamo già un protocollo che abbiamo firmato con le organizzazioni sindacali in aprile durante il lockdown per rendere sicure le nostre aziende. Bisogna veramente fare attenzione anche nelle cose più piccole affinché poi i virus non entri nelle nostre aziende. Da questo punto di vista, come sta andato? Noi abbiamo avuto, insomma, ci sono notizie di piccoli focolai, però, forse rispetto alle preoccupazioni che ci furono quando tutto si riaprì, quello del mondo del lavoro resta comunque un ambito tutto sommato sicuro, proprio anche alla luce di questi protocolli, sottoscritti tra sindacati e aziende. E per ora sì, dobbiamo per questo continuare su questa linea, anche così introducendo qualche prudenza in più se fosse necessario. Abbiamo avuto anche testimonianza durante l'ultima assemblea degli industriali di Vicenza con il segretario Landini, segretario della FIOMA, che ha sancito in pratica che negli ambienti di lavoro e soprattutto nelle industrie non ci sono ancora stati focolai. È chiaro ed evidente che si parla per medie e ci saranno anche stati dei casi nella media, però noi e anche i sindacati a questo punto abbiamo evidenza come non sono nati focolai all'interno delle nostre aziende. Presidente, il Premier Conte ha sottolineato anche domenica nella conferenza stampa che queste misure hanno l'obiettivo, un unico obiettivo, non solo naturalmente quello di fermare la curva dei contagi, ma quello di evitare lo spettro di un nuovo lockdown totale. Oggi leggevo sui siti che potrebbe esserci noi l'abbiamo titolato un lockdown morbido dal 9 novembre, ovvero il governo vuole aspettare di vedere se queste ulteriori misure hanno degli effetti su
sul numero dei contagi ed eventualmente dal 9 novembre adottare ulteriori misure che andrebbero da quello, dalle indiscrezioni che si leggono, perché al momento sono solo voci, ad impattare sugli spostamenti e quindi un po' su come quello che sta facendo la Francia, evitare che la gente si muova per altri motivi che non siano quelli di accompagnare i figli a scuola o di andare al lavoro, e poi ridurre anche gli spostamenti tra regioni, tra comuni. Potrebbe essere un giusto compromesso o sarebbe un'ulteriore tegola per l'economia? Un'ulteriore tegola per l'economia sarebbe l'aggravarsi dell'epidemia. Oggi ho sentito che su un lockdown, e anche ho letto delle dichiarazioni di Salvini che ha detto: ma se è quello che serve, basta che ne parliamo. Siamo di fronte a mesi difficili. Io così seguo e tutelo gli interessi delle imprese, degli imprenditori, ma il primo interesse è la salute del paese, quindi bisogna agire subito anche per mettere in sicurezza le aziende affinché non si propaghi troppo il contagio. Se dobbiamo farlo questa mattina, se dobbiamo farlo il 9 di novembre, questo lo devono decidere i tecnici. Se fosse, cosa si deve fare se nella ipotesi peggiore ci dovesse essere un nuovo lockdown, quindi come quello vissuto in primavera? Cosa significherebbe per le aziende e che cosa bisognerebbe fare per le aziende per aiutarle a riaprire dopo questa ennesima chiusura? E si riuscirebbe a riaprire? Penso che andremo incontro a un lockdown più morbido, anche dal punto di vista psicologico penso sarà molto difficile per tutti sopportare ancora quello che abbiamo passato questa primavera. Tenere bene presente però il problema è che non c'è ancora evidenza dei tracciamenti, tenere bene presente, cosa che non è stato fatto e doveva essere fatto secondo me anche con il decreto generalista, perché ha voluto chiudere tutti quanti. Sappiamo che tanti imprenditori avevano fatto, imprenditori nel settore della ristorazione, dei bar, avevano fatto e come anche nelle palestre avevano fatto grandi investimenti, e tutti noi penso abbiamo visto anche i ristoranti dove venivano applicate con rigore quelle che erano le discipline imposte, alcuni invece così che un po' se ne infischiavano. Forse era meglio prima agire per selezione, quindi andare a punire in modo forte, pesante chi non aveva rispettato, e che erano sicuramente la minoranza secondo me, chi non aveva rispettato quelle che erano il regime di sicurezza, e così anche in futuro secondo me bisognerà tenere conto, cosa che non era stato fatto nel decreto ancora quello di primavera, che in modo generalizzato si erano chiuse tutte le imprese, ma almeno laddove ci sono evidenti sistemi di contrasto al virus, perché io sostengo è sempre meglio che la gente vada in ambienti protetti dal virus piuttosto che sia a casa, si metta a girare per i centri commerciali. Spererei che ci fosse più meritocrazia, ovvero che le imprese che funzionano bene, che hanno protocolli per evitare la diffusione del virus, queste dovrebbero continuare a lavorare.
Certo, è quello che hanno sollevato proprio gli stessi addetti ai lavori. Molti hanno detto Certo. non ci siamo fatti trovare impreparati. Sapevamo, lo ha detto lei ad inizio, che ci sarebbe stata una recrudescenza e non siamo riusciti, non sono riusciti a livello nazionale ad organizzare soprattutto la sanità per subire il contraccolpo. Se fosse stato fatto, dicono, chi è direttamente interessato da questi ultimi provvedimenti, non saremmo qui a dover chiudere le saracinesche delle nostre attività. Sì, l'attenuante è che nessuno in Europa l'ha fatto, che tutti speravamo che fosse finita la cosa, ci eravamo illusi, oggi non voglio così difendere il governo Conte, ma neanche gli altri governi si sono trovati, si sono trov anche gli altri governi si sono trovati nella stessa situazione. Tutti noi, anch'io personalmente, durante l'estate avevamo abbassato le nostre difese perché ci eravamo così illusi che tutto fosse finito. Oggi, alla luce dei fatti, però, ci siamo accorti che alcune cose difficili ma relativamente banali, per esempio nel trasporto pubblico, nelle scuole, non sono state fatte. Oggi si riparla di DAD, di scuola a distanza, ma molte scuole non sono ancora attrezzate. C'è un importante parco di pullman turistici, di veicoli che poteva essere utilizzato anche per assurdo di veicoli militari che poteva essere utilizzato per le scuole. Non è stato fatto e come al solito così ci troviamo con una situazione che è anche un po' figlia di una nostra irresponsabilità. Tutti i decreti che sono stati fatti, l'ultimo, il decreto ristoro, sono misure sufficienti e aggiungo, qualche settimana fa è stato approvato anche la manovra finanziaria per l'anno prossimo. Molti dicono è stata fatta, sono state prese misure, però guardando la situazione attuale, non tenendo conto che potranno esserci altre chiusure, che le aziende potrebbero avere bisogno di altri aiuti. Rischiamo nel 2021 di contare i morti. I ristori saranno assolutamente insufficienti, ma secondo me era il massimo che il governo così poteva fare in questo momento, perché le risorse, le finanze e la cassa così permette di fare delle operazioni che oggi sono limitate. Il problema, guardi, non è il 21, il problema veramente che dobbiamo, e c'è tutto quanto il problema del Recovery Fund, che è una grandissima opportunità anche per innovare il nostro paese. È una situazione, una crisi questa che ci porteremo avanti per i prossimi anni. Guardi l'impatto che sta avendo il turismo, ci vorranno anni veramente per riavviare il volano che portava 70 milioni di presenze nella nostra regione. Bisogna quindi sì, parlare di quello che succede oggi, parlare di quello che succede nel 2021, ma dobbiamo anche e soprattutto in questi momenti perdere molto tempo per pensare a quelle operazioni così che serviranno anche un po' per proiettarci in questo nuovo mondo. C'è tutto quanto il filone delle infrastrutture, per esempio, scusate, che potrebbe essere così un volano per avviare la nostra economia, e anche nella nostra regione sappiamo che abbiamo bisogno di alcune infrastrutture per l'anno prossimo. Secondo me dovremo veramente lavorare sul day by day. L'Italia come sistema paese è pronto a fare questo? Lei prima ha menzionato i paesi europei che non sono pronti, che stanno facendo quello che anche in Italia loro diciamo che sono più avanti perché i contagi sono saliti più velocemente nel resto d'Europa rispetto all'Italia, ma stanno prendendo misure molto forti, però hanno anche, pensiamo alla Germania, una situazione economica ben diversa dalla nostra. L'Italia come sistema paese è pronto ad affrontare le sfide non dell'anno prossimo, ma dei prossimi anni.
Assolutamente no, non eravamo pronti. Noi, dopo la grande crisi del 2009-2011, non ci eravamo ancora risollevati come l'avevano fatto i nostri vicini, in Germania o anche in Francia. Eravamo ancora sotto come non avevamo ancora recuperato il PIL che avevamo abbandonato nel 2008. Quindi, oggi noi sicuramente faremo più fatica a sopportare questo periodo di quello che stanno facendo la Germania e quello che stanno facendo la Francia e anche altri paesi europei. E quindi cosa succederà, Presidente? Lo so che non è una risposta facile da dare, ma certo che la preoccupazione è tanta, perché dietro a imprenditori, a lavoratori ci sono famiglie, ci sono importanti realtà. E ci sono importanti realtà, ci sono soprattutto delle persone, ma gli italiani, anche vero, non è una banalità. Vorrei anche dire, i veneti, anche un po' più degli altri, sono sempre persone che anche nei momenti più complicati, nei momenti difficili, si sono sempre tirate su, le maniche, quindi, sicuramente. Siamo di fronte a un periodo, saremo di fronte a mesi molto complicati. E bisogna essere tutti insieme, bisogna anche che così che il governo riesca e condivida meglio le sue scelte, come in parte erano state fatte a marzo, dove così c'era una condivisione più generalizzata e generale di quelli che erano così i decreti. Dobbiamo tutti insieme, noi imprenditori, sicuramente anche voi giornalisti avete una parte importante nell'informazione a sopportare questi mesi difficili. Presidente, io la ringrazio tantissimo per la disponibilità, per essere stato con noi e torneremo naturalmente a collegarci con lei a breve per vedere la situazione, per fare una nuova fotografia della situazione del Veneto. Grazie davvero, grazie infinite al Presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, e naturalmente buon lavoro perché saranno settimane, mesi molto impegnativi per tutti. Grazie davvero, Presidente. Grazie e un saluto a voi telespettatori. Grazie ancora al Presidente Enrico Carraro, importante la foto che ha fatto il Presidente della situazione e del futuro del sistema economico veneto, italiano, veneto nello specifico. Sicuramente si sta capendo che cosa accadrà da qui ai prossimi giorni sul fronte delle decisioni dell'esecutivo. Sappiamo che il DPCM di domenica scadrà il 23 novembre, ma potrebbero esserci già delle misure in anticipo. Questo perché, almeno dalle indiscrezioni emerse in queste ultime ore, questo nuovo provvedimento, che potrebbe, ma è obbligo il condizionale in questa fase, vedere già la luce intorno al 9 di novembre, proprio per stringere i denti ulteriormente ancora un mese, per poi riaprire a ridosso delle festività natalizie, che rappresentano una prova importante per il mondo economico. Pensiamo ai commercianti, pensiamo anche agli stessi ristoranti, e quindi per affrontare il Natale nel modo migliore, fare un cambio di marcia proprio all'economia del paese. Staremo a vedere che cosa accadrà da qui ai prossimi giorni. Noi adesso, se la regia me lo conferma, dovremo fermarci per qualche minuto di pubblicità e poi andiamo a Farra di Soligo. Vedo già collegato il sindaco, lo saluto, gli chiedo di portare pazienza ancora qualche minuto, sindaco, poi arrivo subito da lei. Va bene, va Pubblicità, bene. torniamo tra pochissimo.
Rieccoci in diretta. Prima di andare dal sindaco di Farra di Soligo, una notizia che arriva dal sito di Corriere.it, la Francia ancora nel mirino dei terroristi, attacco nella cattedrale di Nizza, 3 morti, 2 decapitati, Avignone, ucciso l'uomo, urlava Allah Akbar, questo dunque ancora la Francia sotto assedio, una Francia che sta affrontando anche l'emergenza coronavirus, ne abbiamo parlato prima con il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, della Francia verso un lockdown dei prossimi giorni, ma Francia che purtroppo torna a fare i conti con il terrorismo. Qualche giorno fa vicino a Parigi quel professore venne decapitato, colpevole di aver mostrato le vignette su Maometto in classe ai suoi studenti. Adesso questo attacco terroristico atroce, 3 i morti, 2 decapitati. Questo è l'aggiornamento che vi dovevamo dare per quanto riguarda appunto la Francia. Sindaco Mattia Perencina, sindaco di Farra di Soligo, buongiorno, ben ritrovato, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Sindaco, prima con il presidente Carrara abbiamo parlato della situazione economica del paese. Spesso in questi giorni si stanno parlando delle ripercussioni nei grandi centri storici, per cui di che cosa significa per le grandi realtà chiudere alle 18, non avere la possibilità di far vivere anche i centri. Per un comune come il suo, che cosa significa? Rischiamo di vedere quelle attività che danno vita anche ai piccoli centri abitati, ai comuni più piccoli, pian piano scomparire e quindi spegnersi anche questi comuni? Beh, è chiaro che la preoccupazione c'è, nel senso che il comune sia grande, che il comune sia piccolo, le attività con questo nuovo DPCM alle 18 devono chiudere, quindi questo ha creato sicuramente una grossa preoccupazione a noi amministratori, ma soprattutto anche a chi vi lavora, perché bisogna pensare che queste realtà, questi bar, questi ristoranti avevano già fatto dei grossi investimenti nel periodo in cui della ripartenza, per così dire, e adesso trovarsi dalla sera alla mattina chiusi nuovamente nell'orario, diciamo, quello più clou, ha creato sicuramente grossa preoccupazione per un centro come Farra di Soligo, per il paese di Farra di Soligo. Le posso assicurare che se lei transita dopo le 18 è abbastanza una desolazione. C'è da dire che comunque queste attività, al quale va ovviamente il mio sostegno, hanno fatto, come ripetevo poco fa, grossi investimenti e devo dire che io le ho girate anche recentemente, sono tutti quanti che rispettano proprio alla lettera quelle che sono le imposizioni che ci sono state impartite, che gli sono state impartite, quindi è normale ed è logico che ci sia una preoccupazione da parte loro per il loro futuro, perché comunque è un testo, un DPCM che ha validità fino al 24 di novembre, ma poi c'è l'incertezza per il futuro. Esatto, perché l'abbiamo detto anche prima, l'obiettivo è quello di evitare, l'obiettivo del governo è quello di evitare un nuovo lockdown come quello vissuto a marzo, ad aprile. Se dovesse essere così, se si dovesse realizzare questo nuovo lockdown, che cosa significherebbe per attività più piccole? Riuscirebbero poi a riaprire i battenti come sono riuscite a fare a maggio? Allora, guardi, parlando con le attività, sono riuscite con mille difficoltà a reggere l'urto di qualche mese fa. Una seconda chiusura sarebbe veramente deleteria per molti e quindi la vedo molto molto dura, una chiusura completa di questi esercizi, di queste attività. Qui stiamo parlando di una crisi non solo economica, ma anche di una crisi sociale. E già qualcuno è venuto a chiederci aiuto e quindi noi come comuni siamo sempre in prima linea attivi per cercare di dare delle risposte. Spesso neanche noi abbiamo le risposte da dare a queste persone, perché le posso assicurare che purtroppo, come è di prassi ultimamente dal governo che fa uscire le bozze il sabato sera e poi mettendo tutti in difficoltà e nel panico, siamo stati letteralmente tempestati di telefonate e spesso non si sa neanche
che tipo di risposte dare a queste nostre attività, perché anche noi siamo lì nel limbo e in attesa di capire quelli che possono essere gli sviluppi. Quindi io capisco che da un lato si voglia evitare l'evolversi in maniera negativa, diciamo così, dell'epidemia, ma dall'altro lato credo che l'ascolto e coordinarsi in certi tipi di attività sia fondamentale per cercare di reggere in piedi un sistema paese che in questo momento qui è sempre più in difficoltà e è soprattutto sempre più scollegato dalle realtà locali. Questo è quello che noto io, che ci sia uno scollegamento tra gli enti superiori e gli enti come i comuni, e quindi che sono quelli che poi hanno e sentono le esigenze maggiori della cittadinanza, e quindi credo ci debba essere un maggior coordinamento su questo, perché è difficile veramente riuscire a dare delle risposte molto spesso a dei gridi di aiuto. Che richieste di aiuto vi stanno arrivando, sindaco? E da chi? Ma guardi, al di là di quelle che poi sono le richieste che già abbiamo avuto nei mesi scorsi, quindi gli aiuti nel pagare gli affitti piuttosto che qualcuno la spesa, piuttosto che la richiesta di lavoro, che le dico la verità, prima del lockdown si stava qui, si stava anche relativamente bene, nel senso che c'era, la gente era occupata, adesso invece qualcuno, magari che è ancora in cassa integrazione o che sa che il proprio titolare potrebbe non riaprire o comunque ridurre il personale, è già venuto a chiedere un aiuto in questo senso. Quindi le richieste sono varie. La richiesta maggiore, e sembra quasi un paradosso, è quella che ci vengono a dire: Sindaco, noi vogliamo lavorare, non chiediamo aiuti, perché spesso, guardi, le dirò la verità, la gente che viene qui anche che mi chiede appuntamento, quando è il momento di fare poi la richiesta di aiuto economico vero e proprio, si tira indietro perché quasi si vergogna. E questo è veramente un altro fronte da dover verificare, perché spesso noi non sappiamo magari dare delle risposte e spesso passiamo anche per dei confessori, se così mi può passare il termine. Quindi è una situazione davvero molto molto difficile, soprattutto per l'incertezza che c'è. Lei diceva prima che gli enti locali non sono stati presi sufficientemente in considerazione per le decisioni. Vi sentite in qualche modo messi fuori, però poi coinvolti perché siete voi i primi ad aver a che fare poi con la disperazione dei cittadini? Sì, guardi, io penso che alle volte basterebbe veramente alzare il telefono e chiamare i sindaci, non solo i sindaci delle grandi città, perché mi rendo conto che le grandi città hanno delle esigenze, delle dinamiche completamente diverse poi rispetto ai piccoli centri. Però se ci fosse anche un coinvolgimento da parte delle amministrazioni locali, quindi delle piccole e medie amministrazioni locali, con una richiesta semplice: cosa avete bisogno? Qual è la vostra richiesta? Com'è il sentire popolare? Penso che alle volte si eviterebbero veramente tanti, tanti problemi. Se lei poi pensa che a noi sindaci, indipendentemente che sia sindaco di Roma o indipendentemente che sia sindaco di Farra, ci vengono scaricate delle responsabilità enormi, basti guardare l'ultima dell'ultimo DPCM, che poi è stata anche in parte modificata relativamente alla chiusura di centri, piazze, insomma. Ci vengono date le responsabilità e un carico di lavoro in termini appunto di ordinanze, di atti, che è veramente complesso, insomma, è difficile da gestire, le dirò la verità. Un paio di giorni fa avete vissuto l'emozione di vedere la carovana rosa del Giro d'Italia passare per le vostre strade nella tappa cosiddetta del Prosecco, e questo, proprio la presenza del Giro d'Italia, avevamo sentito anche albergatori, ma anche insomma esercenti, dire questo è importante perché comunque per noi rappresenta una sferzata di energia, nel senso che comunque insomma la presenza di una manifestazione così importante porta anche ad avere nuovi clienti. E si sperava che potesse essere l'inizio di una importante ripresa. Per un territorio come questo, come quello delle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, che cosa succederà, anche sul fronte proprio turistico, sindaco?
Guardi, il Giro d'Italia secondo me è stata una grande opportunità e una bella vetrina per il nostro territorio, per il Conegliano Valdobbiadene, per Farra di Soligo. Tenga presente che il comune era interessato da 13 km di percorso, avevamo coinvolto oltre 160 volontari e il paese era diventato veramente bellissimo perché ogni casa, ogni via, ogni borgata aveva veramente allestito con i simboli poi tradizionali del rosa il percorso. Quindi io l'ho fatto per buona parte a piedi e ho visto proprio anche l'entusiasmo e i sorrisi da parte della popolazione che probabilmente da qualche mese non c'erano più, quindi è stata vissuta veramente come mi passi il termine, ovviamente, una grande festa perché l'attraversamento del Giro d'Italia per il paese, insomma, ho visto veramente la gente felice, contenta, tutti che rispettavano le regole, non ci sono state ovviamente le aggregazioni, ma c'è stata veramente la gente che ha voluto partecipare anche quasi per distrarsi da quello che era il momento di difficoltà. È chiaro che quest'anno doveva essere l'anno del turismo, quest'anno doveva essere l'anno di grande partenza delle colline del Conegliano Valdobbiadene. Io spero che sia solamente rimandato all'anno prossimo, perché c'è stato un po' di ripresa con il turismo, soprattutto estero, nel periodo di luglio, agosto e settembre. Però è chiaro che adesso questo periodo di lockdown, questo periodo di incertezza va a danneggiare ulteriormente un settore che comunque per noi sta diventando sempre più importante, che poi è il settore turistico e dell'enoturismo. Tenga presente che moltissime nostre attività, moltissime nostre aziende avevano comunque fatto degli investimenti per andare ad avere la disponibilità di accoglienza da parte del turismo. Quindi io mi auguro che sia solamente rimandato. Sindaco, ultima battuta, cosa la preoccupa di più del futuro da sindaco ma anche da cittadino? La grande incertezza, questo è quello che non riesco a capire cosa potrà succedere, quindi questa grande incertezza che c'è davanti e vista la situazione appunto. Mi preoccupa molto quello che potrà succedere. Io credo ci sia proprio una grande incertezza generale, perché c'è un'incertezza da parte nostra, c'è un'incertezza da parte delle aziende, c'è un'incertezza di dove si finirà. Io mi auguro che si risolva tutto per il meglio. Qualche mese fa i ragazzi delle scuole gli avevamo chiesto di fare dei cartelloni, andrà tutto bene. Spero vivamente che quei cartelloni possano ritornare appesi nelle terrazze, nelle case, con uno spirito di rinascita e di ripartenza. Ecco, questo è l'augurio che faccio e l'auspicio che ne usciamo nel più breve tempo possibile, perché c'è veramente la voglia di ripartire, la voglia di continuare a guardare oltre e a vivere soprattutto, che è quello che in questo momento qua probabilmente ci manca. Assolutamente, se ce l'auguriamo davvero tutti che possa finire presto questo incubo che dura davvero da tanto, troppo tempo. Grazie davvero al sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencina. Grazie davvero sindaco e buon lavoro, a Grazie, presto. grazie, grazie, arrivederci, Questo, grazie, grazie, grazie. grazie a lei. Questo naturalmente è un altro punto di vista di questa emergenza di un comune situato in un territorio, l'abbiamo ricordato, quello delle colline del Prosecco, che ha vissuto la gioia del Giro d'Italia, ma che come tutti gli altri comuni più o meno grandi trova a vivere quotidianamente, ad affrontare quotidianamente le difficoltà dell'emergenza in sé e poi delle misure che vanno a pesare sulla sopravvivenza delle piccole, grandi realtà economiche. Tante le manifestazioni, abbiamo parlato anche prima con il presidente Carraro, di dissenso, di rabbia contro le misure del governo e anche a Verona, manifestazione ieri sera, sono cinque i poliziotti rimasti feriti, nei disordini appunto scoppiati nel corso della manifestazione organizzata da gruppi dell'estrema destra contro le misure del
nuovo DPCM. Lo rende noto il sindacato di polizia FSP. Il più grave tra gli agenti raggiunti dai lanci di bottiglie e sedie da parte dei manifestanti ha riportato il distacco del tendine di un bicipite e ha avuto in ospedale una prognosi di 30 giorni. Nel gruppo di 300 facinorosi, spiega il sindacato di polizia, erano presenti anche molti minorenni. Quindi purtroppo manifestazioni che poi, come abbiamo visto anche in altre piazze italiane, sfociano nella violenza e quindi perdono quello che è il significato iniziale di gridare il dolore, la preoccupazione delle categorie colpite, poi diventano in realtà solo uno sfogo di violenza. E abbiamo in collegamento, buongiorno, il sindaco di Roccapietore, Andrea De Bernardini. Buongiorno sindaco, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Allora, abbiamo ricordato ad inizio diretta, 2 anni fa, oggi, il suo territorio, la montagna bellunese, la montagna veneta, si trovavano a vivere l'incubo, un incubo che sarebbe poi durato e con il quale ancora oggi fate i conti. 2 anni fa Vaia, una tempesta perfetta venne poi definita, si abbatté sulle vostre montagne, migliaia di alberi sradicati, abbiamo ancora impressi negli occhi le immagini di intere ettari di boschi completamente cancellati in pochi minuti da una tromba d'aria, da un evento mai visto prima. Che cosa ricorda di quei giorni, sindaco? Tromba d'aria unita all'alluvione, perché erano 3 giorni che la pioggia gonfiava i torrenti, la tromba d'aria, l'uragano, meglio dire uragano, spiega meglio la situazione, è arrivato di colpo, diciamo, e ha fatto trabordare tutti i torrenti in un colpo solo, quindi c'è stato l'evento ventoso che ha rovesciato gli alberi unito a quello dell'acqua che ha distrutto i torrenti, le strade, i ponti, le briglie, gli argini, le difese sfondali, abbiamo tutto rotto. Molto si sta facendo, è ovvio che sono lavori che non possono essere risolti in breve tempo, sono lavori molto delicati sia sui siti dove ci sono stati gli schianti, sia negli albi dei torrenti. Molto si sta facendo. Roccapietore, parlo per il mio comune, è un cantiere unico, c'è lavoro dappertutto e gli escavatori, i camion, i mezzi di tutti i tipi sono diventati all'ordine del giorno, ci stiamo abituando. Che cosa è stato fatto da quel 29 ottobre del 2018 ad oggi, sindaco? Ma io non voglio rubare il mestiere al nostro bravo presidente della regione, che ringrazio sempre, non voglio rubare il lavoro nemmeno all'assessore alla protezione civile, che è venuto più volte qui a Roccapietore e che ci ha sempre sostenuto, ma parlando con i numeri, il presidente è un esempio di bravura in questo, tento di farlo anch'io. 110 milioni di danni a Roccapietore, 70 milioni di euro sono stati stanziati, molti sono già stati appaltati, molti lavori sono iniziati nel 2020, qualcuno è anche stato terminato. Quello che non si riuscirà a fare entro l'autunno, purtroppo non sta facendo un buon autunno, non ci sta aiutando in questo, c'è anche Covid di mezzo, ma insomma cerchiamo di dimenticarlo un attimo, molto verrà fatto in primavera, quindi 70 milioni di euro da spendere sul territorio di Roccapietore, è una cifra enorme che fa capire anche l'entità dei danni. Io credo che entro il 2021 e entro il 2022 la gran parte dei danni sarà sistemata.
Noi abbiamo, ricordiamo bene le immagini degli abitanti che subito, appena le condizioni meteo lo permisero, si misero subito al lavoro e ricordiamo anche la grande gara di solidarietà, di quei giorni dopo la devastazione. Che cosa ricorda, Sindaco? Soprattutto anche, che sentimenti, provò quando vide il suo comune completamente stravolto dalla furia degli elementi? Ma io faccio il sindaco come molti miei colleghi per una sorta di vocazione, non è retorica questa qua. È un impegno piuttosto gravoso che non ti fa diventare ricco ed è piuttosto impegnativo. Faccio questo perché sono innamorato del mio territorio. È una passione che dura ormai da più di 50 anni, visto che gli anni passano anche per me. E scoprire dalla sera alla mattina che il tuo territorio è stato completamente devastato e che ci vorranno anni per rimetterlo a posto è stata la più brutta cosa che mi sia successa nella mia vita, insomma. Quindi grande desolazione, grande presa di coscienza di un'impotenza anche di essere in quel momento il primo cittadino e non avere risposte da dare a nessuno, perché brancolavamo veramente nel buio, ma nel buio anche dei collegamenti, non c'era telefono, non c'era internet, non avevamo l'acqua nelle case, non c'era energia elettrica, quindi tetti scoperchiati, famiglie uscite di casa, insomma, situazioni spiacevoli che non auguro a nessuno, insomma. Noi ricordiamo in un'intervista anche le sue lacrime e ricordiamo anche le lacrime di tanti cittadini mentre ripulivano, mentre tiravano su quello che il vento si era portato via. I suoi cittadini come hanno reagito di fronte a quella situazione dopo lo shock iniziale? Quella è stata la cosa più bella che ho evidenziato, la cosa più bella che ci ha lasciato Vaia, cioè scoprire quel senso di comunità perso, perché anche noi montanari abbiamo perso quel modo di vivere di una volta dei nostri nonni che erano sempre molto uniti nel fare le cose che servivano per la comunità, eccetera, però in quel caso la comunità si è davvero stretta attorno al municipio, non dico al sottoscritto, ma al municipio, facendo sentire anche un notevole calore e bisogno anche di essere uniti. Quindi ci siamo trovati davvero tutti amici, amici anche con quelli che venivano da fuori ad aiutarci. La pianura Veneta, non smetterò mai di dirlo, con noi è stata troppo amica, nel senso che quasi commovente e quasi ci ha lasciati quasi stupefatti da quanto siamo diventati importanti per tutto il Veneto. Quindi queste sono le due cose positive che Vaia ci ha lasciato. L'emergenza Covid come sta influendo sulla ricostruzione, Sindaco? L'anno scorso 3 mesi di sospensione dei lavori in primavera sono stati chiaramente negativi al massimo perché la primavera in montagna è il momento in cui, andata via la neve, inizia a lavorare seriamente in vista dell'estate. Quei mesi ci hanno bloccato totalmente, sospesi tutti i cantieri. Spero che non siamo di nuovo alle porte di una sorta di cosa simile, perché è un po' desolante. Abbiamo il problema della stagione invernale, noi siamo una realtà turistica, Rocca Pietore fa 200.000 presenze turistiche annue, i comuni vicini più o meno siamo su quelle cifre lì, quindi si fa presto a fare 1 milione di presenze turistiche annue. È un'attività, un'economia che ruota attorno agli impianti di risalita. Sappiamo bene che a livello nazionale hanno dato lo stop agli impianti di risalita. Spiace vedere che i nostri vicini dell'Alto Adige, con la loro autonomia, riescono anche a dire no, qui no, gli impianti di risalita funzioneranno. Spiace vedere che i nostri ristoranti devono chiudere alle 18 di sera e loro alle 22 o alle 23, adesso non ricordo. Spiace vedere che siamo vicini di casa con modalità
modalità diverse di gestione, ma insomma questa è l'autonomia che auspico anche per il Veneto. All'indomani di quelle giornate di devastazione, molti ci dissero non tornerà mai nulla come prima. Le nostre montagne, i nostri paesi hanno cambiato volto e sarà impossibile farli tornare come erano. È così a 2 anni di distanza? No, assolutamente no. Tanti sono i lavori da fare. Tanti saranno da fare anche nei prossimi anni. Con la calma io credo che potremo ridare al territorio la sua bellezza originaria, cosa che già la natura si sta riprendendo in parte, perché il turista disattento non si accorge quasi più di niente se non si entra nei punti delicati, nei torrenti o dove i danni sono molto molto evidenti ancora. Gli schianti li recupereremo. Costruiremo i fermaneve paravalanghe, metteremo in sicurezza i villaggi, quindi sono certo che torneremo come prima, ci vorrà del tempo però. Grazie davvero al sindaco di Roccapietore, Andrea De Bernardin, grazie per aver ripercorso insieme quei giorni e per averci anche raccontato di una montagna che si è risollevata e che è pronta, emergenza pandemia permettendo, a accogliere i turisti. Grazie davvero, sindaco. Grazie a voi per tenere alta l'attenzione sul nostro problema. Grazie davvero e buon lavoro al sindaco di Roccapietore De Bernardin. Prima di andare in pubblicità, alcuni aggiornamenti di cronaca. Uno che arriva dal Padovano aveva preso di mira le ragazze che frequentano la facoltà universitaria di psicologia e biologia dell'Università di Padova, ma individuato il molestatore seriale, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, un 22enne nigeriano, ha avvicinato 2 studentesse universitarie che al termine delle lezioni stavano passeggiando e ne ha molestata una facendola cadere a terra. Vista la reazione decisa e la presenza dell'amica, il molestatore è fuggito, ma la vittima ha iniziato a seguirlo mentre la sua amica ha contattato il 112 per segnalare l'episodio e fornire indicazioni sulla direzione presa dall'uomo. Nel frattempo 2 passanti hanno cercato di fermare senza successo il 22enne in fuga. I carabinieri, giunti sul posto, lo hanno bloccato mentre le 2 ragazze riconoscevano l'autore dell'aggressione e sporgevano denuncia. Mentre l'uomo veniva identificato al carabiniere, sono giunte segnalazioni analoghe da parte di altre 2 ragazze molestate poco prima. Analoghi episodi sono stati segnalati da circa una decina di giorni da parte di studentesse universitarie. I carabinieri erano sulle tracce del molestatore seriale che, da un'analisi del suo modus operandi, pare avesse rivolto le proprie attenzioni nei confronti delle ragazze che uscivano dalle aule. Questo l'operazione dei carabinieri a Padova, che sono riusciti a fermare questo molestatore seriale che nel mirino aveva le studentesse universitarie della facoltà patavina, dell'Ateneo Patavino. E cronaca poi invece dal Trevigiano, un incidente stradale questa mattina ad Asolo, lungo la Schiavonesca Marosticana, trasportati all'ospedale padre e figlioletta di 9 anni. Incidente stradale stamattina poco prima delle 8, in collisione un camion e un'auto con a bordo un papà e una bambina di 9 anni, feriti entrambi dall'impatto. La bimba è stata da subito trasportata all'ospedale di Castelfranco Veneto, mentre per il 42enne è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Montebelluna che l'hanno estratto dalle lamiere. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale di Montebelluna, per lui trauma cranico toracico alla colonna vertebrale. Sul posto i sanitari del SUEM 118 di Castelfranco Veneto e di Crespano. Ancora al vaglio degli inquirenti le dinamiche esatte dell'incidente. Adesso ci fermiamo, ancora pochissimi minuti di pubblicità e poi torniamo in diretta con tante notizie e aggiornamenti. A tra poco. Rieccoci in diretta con una notizia che arriva da Venezia, dall'aeroporto di Venezia, dove una donna è scesa al Marco Polo da un aereo proveniente da Istanbul e ha rifiutato di indossare la mascherina ed è stata così sanzionata dalla polizia di frontiera. Protagonista una donna italiana che si è rifiutata categoricamente di indossare la mascherina, ritardando durante una discussione con le forze dell'ordine le normali operazioni di sbarco
degli altri passeggeri. Dopo essere stata più volte invitata ad indossare il dispositivo in ottemperanza alle normative anti-Covid e manifestando l'ennesimo rifiuto, la donna è stata accompagnata dagli agenti presso gli uffici della Polizia di Frontiera e sanzionata per inottemperanza all'ultimo DPCM. Abbiamo in collegamento, lo vedo già sullo schermo, lo ringrazio, Luca Barattina, presidente ATER Treviso. Buongiorno presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei, grazie per l'invito. Presidente, si parla sempre di più, proprio alla luce delle restrizioni, delle disposizioni per arginare i contagi, di nuovi poveri, di nuove povertà anche tra coloro che finora avevano un lavoro normale, avevano delle entrate normali, ma che poi a causa della pandemia si sono trovati all'improvviso senza delle entrate e quindi spesso fanno difficoltà anche a far fronte a quelle che sono le normali incombenze che una famiglia ha, quindi dal pagamento delle bollette al pagamento degli affitti. Dal vostro punto di vista, dal vostro punto di vista qual è la situazione in questo momento dal punto di vista degli inquilini che immaginiamo abbiano difficoltà a far fronte a quelle che sono i pagamenti mensili? Beh, la questione del disagio abitativo in realtà è una questione storica che si trascina da tempo, nel senso che il 6% delle famiglie italiane vive in disagio abitativo. Questo disagio si intende stress economico, nel senso che non hanno le entrate per poter pagare gli affitti, e si traduce anche spesso in alloggi piccoli rispetto alla famiglia, ai quali questi non trovano alloggi più grandi, come anche alloggi obsoleti, i quali meritano di essere strutturati. E questi qua, parlo del libero mercato, attendono risposte da noi che facciamo ERP. Se io dovessi declinare questi numeri nella nostra regione, giusto per dare una dimensione, perché altrimenti si rischia solo di parlare, si tratta di circa 120.000 famiglie nel Veneto e noi riusciamo a dare un'offerta di 40.000 alloggi ERP. Quindi vuol dire che ad oggi, questi erano i dati ante-Covid, riusciamo a soddisfare un terzo della domanda. E ora stiamo assistendo invece agli effetti del Covid. Già a primavera noi avevamo lanciato l'allarme, perché doveva già essere pensata la questione di un fondo di sostegno al reddito, in particolare il sostegno affitto, sia per quelli che sono già nei nostri alloggi, che sono stati comunque operati a dover avere minori entrate o meno per effetto del lockdown, come anche ad esempio quelli che sono sul libero mercato, che si sono trovati a non poter pagare ad esempio l'affitto del libero mercato, oppure anche essere in difficoltà con quello che è il mutuo. E questi qua l'anno prossimo, fra qualche anno, probabilmente dovranno anche loro accedere ai canoni calmierati, e noi dobbiamo già essere pronti a vedere le risposte. Oggi sicuramente la questione Covid ha fatto incrementare questa domanda e probabilmente da un terzo ci accorgeremo a fine anno che soddisferemo un quarto della domanda. Queste sono le stime che abbiamo noi del settore. Cosa è necessario fare, Presidente? Significa che non ci sono alloggi sufficienti per far fronte alla domanda crescente? Allora, noi siamo intervenuti sulla manutenzione degli sfitti, perché anche il nuovo codice appalti che ci fa allungare i tempi, perché noi essendo enti pubblici non possiamo costruire così in tempi adeguati come possono fare i privati. E al netto poi dei finanziamenti, che buona sostanza la Regione il massimo l'ha fatto fino adesso, dandoci una quota parte di finanziamenti. Ci aspettavamo qualcosa in più a livello nazionale, perché io credo che, forse non tutti sanno, ma non esiste un ministero o un ministro, anche senza portafoglio, o un sottosegretario alla casa in Italia. Quando sappiamo che credo che una comunità si fonda su tre questioni: la casa, il lavoro e poi una famiglia. È chiaro che se comincia a mancare una di queste tre, noi ci occupiamo di politiche abitative, è chiaro che abbiamo chiuso il sistema. Bisogna come dire, mettersi in testa che la casa è diventata ormai una questione prioritaria e non può più essere un di cui. Quindi credo che, a maggior ragione, con l'avanzare anche della questione del Covid, che veramente darà degli effetti molto negativi sugli stipendi, oppure su chi aveva delle entrate, penso anche i privati, non solo chi aveva uno stipendio dipendente, bisognerà già porsi un problema
questione casa e probabilmente inventandosi delle voci in bilancio a livello nazionale che vengono poi declinate per succedere tale alle regioni e quindi ai noi enti provinciali. In questo momento cosa è stato fatto? Il collegamento è un po' disturbato, quindi probabilmente mi sono persa qualche pezzo del suo discorso. Mi sembra di aver capito che era già stato portato all'attenzione questo problema già in primavera e che non si sia fatto abbastanza a livello nazionale. No, beh, noi l'avevamo fatto perché a livello di associazione di Federcasa nazionale avevamo sottoposto al governo la questione. E forse questi pensavano che a settembre il problema non ci sarebbe stato, e invece purtroppo la questione Covid non è che c'è solo a settembre, ci sarà una finestra che si ripercuoterà anche per l'anno prossimo. Quindi questo è il momento, e oggi bisogna agire per dare delle risposte l'anno prossimo, perché, ripeto, costruire una casa per gli enti come i nostri ci vuole minimo minimo, ammesso che i lavori vadano anche a buon fine, un anno e mezzo. Quindi se noi vogliamo cominciare a dare risposte almeno nel 2022, perché prima non riuscendo, con delle nuove costruzioni, qualcuno deve porsi un problema di far arrivare dei finanziamenti, ma finanziamenti concreti. C'è anche la possibilità, Presidente, di anche un dialogo con i privati. Ci capita di vedere palazzi, di vedere insomma, abitazioni costruite e poi lasciate lì perché non si è riusciti a vendere. C'è questa possibilità di utilizzare magari con degli accordi con i privati o è fantascienza? No, noi stiamo valutando anche queste opportunità, tant'è che una scelta futura può essere una scelta di orientamento di noi enti, nel senso che non si può parlare di alloggi popolari a tutto tondo, bisogna cominciare a dividere alloggi per emergenze abitative, cioè quelle a cui bisogna dare, i comuni devono dare in tempi rapidi una risposta a una famiglia, bisogna verificare quelli che sono gli alloggi, come dire, case popolari nel vero senso della parola. Cominciare a ragionare con i privati, ecco, di andare magari a recuperare questi immobili non finiti per effetto della crisi e magari noi completarli con le finiture, diciamo, finali, e poi cominciare anche a pensare a delle forme di social housing per quegli individui che sono da soli, che tutto sommato non è che gli interessa andare su una casa, magari troverebbero la miglior soluzione appunto su quelle case in cui sono un po' una specie di comunità, in cui hanno delle condivisioni, penso al reparto cucine piuttosto che lavanderia. E a queste magari una soluzione più rapida potrebbe essere proprio questa. E quindi potremmo andare a verificare se ci sono comunque degli immobili già al grezzo costruiti e che poi si prestano a queste soluzioni di emergenza. Perché ormai stiamo trattando delle emergenze, cioè ormai le famiglie e gli individui, parlo per i comuni perché sono loro che assegnano, devono dare risposte immediate, non a lungo termine, perché le richieste di alloggio sono tante nei comuni. Quindi, oltre alle situazioni normali, mi passi il termine, di chi ha necessità di un alloggio popolare, trovare anche proprio delle soluzioni per periodi limitati per quei cittadini che si trovano in una difficoltà economica, ma per un certo periodo, che poi magari facendo ripartire la propria attività o reinventandosi un'attività possono tornare nel libero mercato, e così, se non ho capito male. Ed Certo, è corretto. fattibile e che tempistiche potrebbero esserci? Perché comunque insomma ormai per alcune realtà la crisi si trascina da febbraio, realtà che non sono riuscite a ripartire, che sono ripartite che poi hanno dovuto fermarsi. Che risposte, in che tempi potrebbero arrivare queste risposte, Presidente? Ah, noi stiamo affrontando anche la questione del superbonus 110. Questa è una grande opportunità, nel senso che ci consentirebbe a noi, come dire, avvalendosi delle imprese con delle formule che sono molto più rapide per loro e per noi non sarebbero impossibili, di andare a recuperare dal punto di vista con l'efficientamento energetico, ma quindi anche sugli sfitti, un gran numero di alloggi, e questo piano lo stiamo redigendo e contiamo di farlo entro l'anno. Per così dire, come dire, avviarlo nel 2021 e vedere così nei primi 2022 un bel numero di alloggi nostri che ad oggi erano fermi, perché ovviamente noi non avevamo le disponibilità economiche e neanche disposizioni finanziarie per sistemarlo, e probabilmente questo ci permetterebbe in tempi più rapidi di mettere sul mercato degli alloggi già quei primi del 2022. E questa è una bella notizia, nel senso in cui questa è una forma di finanziamento che io ritengo una forma di finanziamento efficiente ed efficace per il nostro ente.
Ultimissima domanda, Presidente. Togliendo ad un cittadino quelli che sono due diritti sacrosanti, l'abitazione e il lavoro, il rischio di tensioni sociali diventa sempre più concreto, purtroppo? Beh, sicuramente dopo una crisi economica, scusa, una crisi sanitaria, un'emergenza sanitaria, si arriva a quella economica e il terzo passaggio è quella sociale, è quella che, ahimè, stiamo vivendo ad oggi. Fortunatamente, per quanto riguarda negli alloggi nostri, le famiglie che sono... Abbiamo un problema con il collegamento con il Presidente Barattin, vediamo se riusciamo a ripristinarlo in tempo reale. Quindi avete sentito le nuove misure, ma anche insomma la situazione che si sta trascinando da mesi a livello economico porta a questi nuovi poveri cittadini che si trovano all'improvviso senza un reddito e che sono costretti appunto a chiedere aiuto anche per un'abitazione popolare. Quindi il nuovo problema che si sta presentando è quello di reperire alloggi popolari, quindi con canoni sociali, per fare in modo che queste famiglie abbiano una sicurezza abitativa. Eccolo qui tornato il Presidente Barattin, prego. Sì, stavo completando il discorso, nel senso che al momento stiamo assistendo alla prima fase di emergenza sociale. Speriamo, adesso queste ci sono delle politiche di restrizione, cioè sicuramente da qua a Natale, speriamo che il fenomeno, che questa curva di Covid si abbassi e di ripartire tutti col 2022 un po' più sereni. Al momento, diciamo, io non sono pessimista, però la realtà dei fatti è quella che vediamo oggi. È una realtà dei fatti che nessuno sarebbe aspettato, secondo me, neanche i più grandi decisori, che a settembre sarebbero arrivati a questa emergenza, perché altrimenti avrebbero fatto, credo, altre scelte più lungimiranti. Grazie Presidente Luca Barattin, Presidente ATER Treviso, grazie per il suo intervento e buon lavoro, a presto. Grazie a voi. Grazie a voi, arrivederci. Grazie Presidente. Questa è un'altra conseguenza della pandemia che stiamo vivendo, un nuovo obiettivo che anche a livello nazionale si dovrà cercare di raggiungere, perché insomma i tempi sono anche stretti e quello di un alloggio è un diritto fondamentale per ogni cittadino. Vedo già in collegamento e ringrazio Vicepresidente della Regione Veneto, Assessore ai Trasporti, buongiorno Elisa De Berti, ben ritrovato. Assessore. Buongiorno a tutti. Noi la troviamo come la nuova carica di vicepresidente della regione, mantiene invece l'assessorato ai trasporti, un assessorato non certo facile, già in tempi normali, ancora di più in questa fase, assessore. Allora cerchiamo un attimo di fare il punto, perché il trasporto pubblico è nell'occhio del ciclone, è il vero accusato, è sotto accusa per il rischio contagi, perché questi assembramenti, le foto che abbiamo ormai visto tutti, soprattutto nell'ora di punta, degli autobus che accompagnano a casa i ragazzi al termine delle lezioni, molti dicono non si è fatto abbastanza. Allora, premettendo che l'aspetto treni non è di competenza della regione, per quanto riguarda il trasporto su gomma si doveva fare di più e che cosa non è stato fatto, che cosa si doveva fare e che cosa invece è stato fatto, assessore? Sì, allora per quanto riguarda il trasporto regionale, la competenza è della regione perché abbiamo noi la programmazione dei servizi, invece per quanto riguarda la gomma e l'acqua è di competenza degli enti di governo, però è ovvio che in questi mesi abbiamo costituito un tavolo a livello regionale dove io ho tenuto monitorato tutta la situazione sui trasporti, anche perché in commissione infrastrutture della conferenza Stato-Regioni in questi mesi abbiamo fatto diverso lavoro. Allora sicuramente io vi posso dire, senza voler scaricare la colpa su nessuno, sicuramente non si è fatto quello che si sarebbe dovuto fare, che era una programmazione per tempo affrontando le problematiche, perché con l'apertura delle scuole
se vi ricordate, vi andate a prendere le mie interviste di aprile e maggio, io ho sempre detto che con le scuole il sistema dei trasporti sarebbe imploso. I problemi che avevamo con il Covid, il rischio di contagio che avevamo a maggio, a giugno, a luglio, problemi non ce n'erano perché mancavano i passeggeri. Se vi ricordate, io vi dicevo che eravamo a meno 90% di passeggeri rispetto al 2019. Non c'erano gli universitari, non c'erano gli studenti, molti andavano in macchina, molti erano in smart working, praticamente sui mezzi pubblici non avevamo nessuno. Tanto che noi quest'estate, come Regione del Veneto, siamo andati con una capienza del 100%. Poi il primo di agosto è arrivata quella famosa ordinanza di Speranza che si era battibeccato con la De Micheli in merito alla lunga percorrenza e all'alta velocità, diciamo, dove la De Micheli aveva tolto il distanziamento, Speranza con un'ordinanza l'ha ripristinato. Peccato che hanno scritto nell'ordinanza che si ripristinava il distanziamento in tutti i mezzi di trasporto, ovviamente sempre esclusi gli aerei, perché gli aerei hanno molto probabilmente un santo protettore che non si riesce a capire. Lì ti puoi sedere uno accanto all'altro senza nessun problema, ma non c'è il pericolo di contagio. Ci siamo trovati nelle condizioni che nel mese di agosto, panico totale, perché con il distanziamento di un metro voleva dire triplicare, quadruplicare i mezzi di trasporto, dove i treni era impossibile poterli potenziare perché ci sono le tracce, cioè noi abbiamo tutte le linee sature in Veneto, non abbiamo la possibilità di aggiungere treni, tutti quelli che potevamo aggiungere sono già stati aggiunti ancora nel pre-Covid, invece con gli autobus bisognava potenziare, ma le aziende di trasporto non avevano i mezzi per poter potenziare. Siamo arrivati al 30 di agosto, dove ci hanno comunicato che la capienza era l'80%, che comunque i servizi, quindi servivano servizi aggiuntivi, non tanto del 20%, forse potenzialmente un po' di più, perché bisognava comunque allentare la pressione sui mezzi pubblici. Hanno stanziato i soldi che ad oggi, ribadisco, perché oggi ho visto un comunicato stampa del ministro De Micheli, ma anche una dichiarazione del premier Conte, noi non abbiamo visto un euro, le aziende di trasporto del Veneto hanno fatto i servizi aggiuntivi solo con una certezza degli 8 milioni che la Regione del Veneto ha stanziato, quindi per carità io non faccio polemiche, non faccio attacchi, non voglio avviare polemiche, però non accetto neanche che si dicano falsità, e se hanno qualcosa da dire che dicano nome e cognome della Regione, perché non mi va di che la Regione Veneto venga trascinata in una polemica nazionale che assolutamente non condividiamo. Le aziende hanno dovuto organizzare il trasporto scolastico in 14 giorni, quando gli altri anni organizzavano il trasporto scolastico per settembre nel mese di giugno. Quindi avevano tutto il tempo per organizzarsi. Il primo mese c'era l'orario, guardate, io non voglio fare l'avvocato difensore delle aziende di trasporto, però bisogna anche dire le cose come stanno. Le aziende di trasporto hanno avuto l'orario provvisorio, dove spesso e volentieri ci siamo trovati nelle condizioni di vedere autobus pieni con studenti che si accalcavano per salire sugli autobus. Perché? Perché non avendo i professori a scuola, insomma, molti di noi sono genitori, insomma, ai miei figli è capitato di uscire di scuola prima, nel momento in cui non avevano il professore, le scuole li liberavano, non mettevano il supplente, ma li liberavano e li facevano uscire. Ovvio che se io mi ritrovo centinaia di studenti alle fermate alle 11, 11 e mezza, anziché quelle centinaia di studenti trovarmeli all'una in orario dove c'era un servizio adeguato, alle 11, 11 e mezzo non trovo un servizio adeguato, trovo i pochi pullman con tutti i ragazzi che ovviamente vogliono andare a casa prima e vogliono salire. Quindi ci sono state anche delle situazioni, delle criticità, che ricordiamoci che in Veneto ogni giorno abbiamo circa 1.200.000 pendolari che si muovono per i più disparati motivi. Le criticità che vi erano ben segnalate su alcune linee che anche noi come regione abbiamo provveduto a segnalarle agli enti di governo e alle aziende di trasporto. Le aziende di trasporto del Veneto in questo mese hanno attivato 184 autobus privati per potenziare le linee di trasporto dove vi erano le criticità. Attenzione, perché io sono andata a vedere alcune linee di trasporto nel Veronese che mi erano state segnalate dai genitori
ho rilevato che i genitori pensavano che l'80% dei posti seduti e dei posti in piedi. I genitori pensavano, almeno quelli con cui ho parlato io, che l'80% fosse l'80% dei posti seduti, non in piedi. Quindi bastavano pochi studenti in piedi per lanciare l'allarme del sovraffollamento. Io più che nei mezzi di trasporto, dove lo confermo, cioè alcune linee avevano criticità, ma la stragrande maggioranza erano a posto, la problematica che ho rilevato io era nella fase di attesa, perché nella fase di attesa io sono andata in una stazione in provincia di Verona, sono rimasta là per un'ora, ho guardato tutta la fase di partenza in uscita da scuola degli autobus, i ragazzi formavano pericolosi assembramenti nel momento dell'attesa, perché non tenevano la mascherina chi non ce l'aveva, chi ce l'aveva abbassata, stavano vicini, uno in braccio all'altro, si abbracciavano, scherzavano, che è normale, stiamo parlando di ragazzi di 14-15 anni, fai fatica a dirgli hai un amico davanti, stagli lontano, stai a un metro, tieniti la mascherina, insomma è abbastanza difficile. Quindi la difficoltà nel governare la situazione era anche nella fase di attesa, perché questo concetto della mascherina è passato per molti ma non per tutti, e magari i ragazzi in quel momento non sentivano la pressione. Quando il presidente Zaia ha parlato ancora 20 giorni fa, un mese fa, di didattica a distanza, ne abbiamo parlato in un momento in cui abbiamo detto forse alleggerire la pressione a scuola e sui mezzi pubblici è meglio, perché meno persone ci sono meglio è, non c'è bisogno di fare interventi drastici. Il presidente aveva proposto di fare a turno un giorno alla settimana a rotazione, e questo l'aveva proposto ancora un mese fa. È stato attaccato su tutti i fronti perché nessuno l'ha seguito su questa proposta, che un mese fa, quando comunque i contagi erano ancora ad un certo livello, allentare la pressione a scuola e allentare la pressione sui mezzi pubblici era un aiuto. Io non lo vedo il problema. Allora, il problema sta diventando adesso, la scuola è diventata la scuola, i mezzi pubblici e tutto ciò che è assembramento, perché veramente il numero dei contagi si sta estendendo, al di là del fatto che siano asintomatici, al di là di tutto quello che si vuole, però sta aumentando. Quindi più si incideva sugli assembramenti e sulla possibilità di contatto tra le persone, meglio era. Sicuramente la scuola era uno di questi, sicuramente i mezzi pubblici erano uno di questi, e si stava intervenendo. Noi ci siamo trovati nelle condizioni che, dopo aver stanziato, aver previsto i 184 autobus per poter andare in rinforzo, aver stanziato gli 8 milioni per i servizi aggiuntivi, di punto in bianco ti trovi con un DPCM che impone il 75% della didattica a distanza. Imporre il 75% della didattica a distanza cosa vuol dire? Va bene, abbiamo risolto il problema di anche il minimo assembramento a scuola, perché sicuramente non ce ne sarà più. Gli autobus stanno viaggiando vuoti e ci troviamo nelle condizioni che da domani ritorniamo a parlare di... Adesso le aziende di trasporto hanno fatto i contratti e stavano continuando a farle, visto che da 10 giorni c'era l'orario definitivo e quindi la situazione si stava stabilizzando, per potenziare i servizi. La didattica a distanza si poteva farla in maniera un po' più leggera, perché il Presidente è stato l'unico che l'ha proposta, ma l'aveva proposta a turnazione in modo un po' più leggera per poter alleggerire il carico sui mezzi di trasporto e dare più spazio ai ragazzi a scuola. Adesso ci troviamo nelle condizioni che credo che assembramenti sui mezzi di trasporto non ne vediamo più. Cioè, io accompagno alla fermata la mattina mio figlio, sale da solo sull'autobus, cioè, prima c'era il gruppo di ragazzi, quindi credo che sul problema assembramenti non ci sia più. Adesso ci devono dire che cosa le aziende di trasporto devono fare con i contratti che hanno stipulato, e parliamo ancora di mancati ricavi, perché abbiamo già i genitori che stanno assediando le aziende di trasporto per chiedere la restituzione degli autobus, degli abbonamenti che hanno fatto annuali. Quindi diciamo che continuiamo a rincorrere
Cioè, la mancata programmazione che c'è stata, il non voler sedersi ad un tavolo, il non voler dire affrontiamo per tempo la questione, perché è una questione complessa, ci siamo trovati oggi che stiamo rincorrendo problematiche. Cioè, prendi una decisione per risolvere un problema e il giorno dopo cambiano le carte in tavola e devi rincorrere ancora quella decisione. Cioè sì, sicuramente avere i trasporti in questo momento non è facile. Tutti gli assessori d'Italia stanno impazzendo perché siamo tutti collegati tra di noi e siamo tutti nella stessa barca, perché non è un problema del Veneto, è un problema veramente nazionale. Speriamo che queste misure che hanno preso servano a qualcosa e che dal 24 di novembre possiamo pensare a magari reinserire gradualmente i ragazzi a scuola, magari alleggerendo, ripeto, la pressione a scuola e alleggerendo la pressione sui mezzi pubblici, senza per forza tenere i ragazzi a casa, perché siamo tutti d'accordo che la didattica in presenza è molto meglio. Quindi, assessore, le aziende di trasporto hanno implementato, quanti sono i mezzi in più che sono stati organizzati? 184. E quindi adesso in Veneto 184, ma per darvi un dato, in Lombardia ne hanno messi 80. Cioè, non è alla fine è una considerazione che va fatta regione per regione. In regione Veneto ne avevano messi 184, li hanno messi in fiducia perché, ribadisco, i soldi che hanno ricevuto sono solo quelli della regione, perché dal governo non è arrivato niente. Avevano programmato questi 184 in fase di orario provvisorio che continuava a cambiare, con la necessità di potenziarlo nel momento in cui ci fosse stato l'orario definitivo e quindi i flussi della domanda si fossero stabilizzati, e anche in attesa magari che arrivassero i soldi dal governo. Quindi la possibilità di potenziamento c'era, perché il governo aveva stanziato, diciamo che aveva tolto 300 milioni che aveva stanziato per i mancati ricavi e li aveva commutati per dare copertura ai servizi aggiuntivi. Noi l'abbiamo accettato con la promessa che poi 300 milioni per i mancati ricavi fossero stati ripristinati l'anno prossimo, perché comunque i 900 milioni che avevano messo non erano sufficienti, perché dei 900 milioni, solo per darvi un dato per farvi capire, al Veneto spettano il 10% di queste risorse, quindi 90 milioni noi avremo un buco, senza considerare questa didattica a distanza di questo mese e quindi tutto quello che ne deriva, che viaggiava tra i 160 e i 200 milioni a previsione. Quindi i soldi non erano sufficienti, però insomma ci stavamo stabilizzando. Ora le aziende di trasporto mi chiamano e mi dicono: scusa, io adesso cosa faccio con i servizi aggiuntivi? Devo ridurre il servizio? Perché adesso, oltre ai servizi aggiuntivi che non servono, ma del servizio che stiamo facendo riduciamo quello che avevamo fatto? Cioè, mi capite bene che in queste condizioni veramente si fa fatica. Sicuramente è mancata una programmazione, però che nessuno osi dire che le regioni da questo punto di vista non sono state sul pezzo, perché noi ci siamo stati, ci siamo presi anche responsabilità. Perché quando il presidente Zai ha firmato l'ordinanza e ha detto va bene, non vi decidete, decido io 100% sui mezzi pubblici, si è preso lui la responsabilità calcolata, perché sapevamo che comunque sui mezzi, con i mezzi che c'erano a disposizione, non ci sarebbero stati pericolo, ci sarebbe stato pericolo di assembramento. Perché? Perché mancavano i passeggeri. Infatti problemi di assembramento quest'estate ne abbiamo avuti nei fine settimana sui treni. Quindi, assessore, questi mezzi in più, questi 180 mezzi in più, al momento sono o vuoti o parcheggiati? Non vengono... No, sono vuoti perché continuano a girare. Con un costo per le aziende. Hanno bisogno di indicazioni. Con un costo per le aziende che hanno anche, quindi le aziende hanno investito, hanno anche dei contratti aperti e in più devono anche far fronte ai mancati ricavi e ai rimborsi per gli abbonamenti che non sotti. Quindi una situazione grave. Ricomincia la querelle che adesso i genitori vogliono
Allora, se io facevo la didattica a distanza un mese fa, quando l'ha chiesto il presidente Zaia, un giorno alla settimana, e ripeto, nessuno era d'accordo con lui, perché nessuno l'hanno criticato tutti. Lo facevamo un giorno alla settimana, non se ne accorgeva nessuno, e io l'ho sempre definita una soluzione ad impatto zero, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista organizzativo. Siamo passati da didattica a distanza, non se ne parla neanche, a didattica a distanza per tutti al 75%, almeno, obbligandoci a mettere in didattica a distanza. Quindi adesso gli autobus sono vuoti, gli autobus aggiuntivi sono vuoti. Cioè, io veramente, guardate, io non voglio fare l'avvocato di nessuno, però mi metto nei panni di chi deve organizzare il servizio. E veramente dico, cioè, fermatevi tutti e diteci cosa dobbiamo fare, perché in queste condizioni non riusciamo a lavorare, perché anche le aziende di trasporto hanno bisogno di avere certezza di risorse a copertura dei mancati ricavi. Certezza di risorse perché ricordiamo anche che avevamo fatto un conto più o meno per la restituzione degli abbonamenti che cubavano 25 milioni di euro solo gli abbonamenti e la restituzione. E le aziende di trasporto si sono trovate a dover tirare indietro sul rimborso degli abbonamenti perché non hanno nessuna garanzia che tutti i mancati ricavi gli verranno coperti. Adesso ci troviamo nelle condizioni che sono stati stanziati i soldi per i servizi aggiuntivi, ma hanno messo in didattica a distanza. Assessore, avete intenzione come assessori ai trasporti di chiedere un incontro con il Ministero? Abbiamo mandato stamattina una lettera. Gli assessori della Veneto, Friuli, Lombardia, Piemonte e Liguria al coordinatore della Commissione Infrastrutture perché chieda un incontro urgente con il ministro De Micheli, con tutti gli assessori regionali, perché non possiamo trovarci nelle condizioni di dover rincorrere cambi di strategia repentini quando noi avevamo già proposto che cosa si poteva fare senza sconvolgere, ma non perché hanno parlato anche per un mese, hanno parlato di turni, ma i turni, dividere le classi tra la mattina e il pomeriggio, al di là del fatto che sfido i genitori ad accettare che i ragazzi vadano a scuola dopo aver mangiato, e ve la raccomando, la penichella pomeridiana. Però fare i turni voleva dire sostanzialmente organizzare un servizio raddoppiando i chilometri o le ore moto, perché noi abbiamo anche le ore moto con la laguna, che normalmente le aziende di trasporto facevano. Quindi voleva dire avere garanzia di un raddoppio delle risorse, perché le aziende di trasporto hanno dei bilanci, sono delle società, cioè non è che possono iniziare a stanziare, spendere risorse che non hanno. Quindi alla fine i turni voleva dire spendere una marea di soldi. Entrare alle 9, alle 10, alle 11 voleva dire organizzare i servizi mensa con tutti i problemi, perché non tutte le scuole sono dotate di servizi mensa. L'unico modo per poter intervenire era quello di fare un giorno di didattica a distanza alla settimana, 1/2 giorni. Ora ci troviamo nelle condizioni che i ragazzi vanno a scuola un giorno alla settimana. Assessore, grazie. Ci teniamo in Grazie a voi. contatto per aggiornarci se riuscirete ad avere questo confronto con il Ministero per capire che risposte arriveranno da Roma da trasmettere poi alle aziende che immagino siano in una situazione non certo facile. Grazie davvero Grazie a voi, all'assessore ai arrivederci. trasporti della Regione Veneto, Elisa De Berti. Grazie assessore, buon lavoro. Grazie. Noi ci fermiamo, una brevissima pausa pubblicitaria tra poco. Rieccoci in diretta. Abbiamo parlato delle conseguenze in apertura a livello economico delle decisioni, delle misure per far invertire la tendenza della curva dell'epidemia. C'è in questo momento probabilmente il comparto che soffre di più è quello della ristorazione, ristoranti, bar, pub, con la chiusura imposta alle 18. Un mondo che va
di pari passo che diciamo così guarda al mondo dell'agricoltura, perché i prodotti che vengono offerti ai clienti in questi esercizi commerciali sono prodotti che arrivano dal mondo agricolo, e il grido d'allarme è arrivato proprio poche ore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ultimo DPCM del governo, proprio dal mondo degli agricoltori e in particolar modo da Confagricoltura. Allora ringrazio per essere con noi Gian Giacomo Gallarati Scotti Bonaldi, presidente di Confagricoltura Treviso. Buongiorno presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, grazie. Proprio a ridosso del DPCM, voi come Confagricoltura siete usciti con un comunicato con le sue dichiarazioni molto forti, esprimendo tutta la preoccupazione per attività legate all'agricoltura. Pensiamo agli agriturismi che avevano tentato e in qualche modo erano anche riusciti a rialzarsi durante l'estate dopo il lockdown e che adesso si trovano costretti a chiudere. Qual è la situazione attuale e soprattutto lo scenario che voi avete fotografato? Beh, è una situazione di grande preoccupazione, perché sono scene già viste, le abbiamo già viste nel periodo del lockdown della nostra primavera. Adesso queste non sono misure così restrittive, ma hanno comunque un impatto molto forte anche per la nostra filiera. Noi ricordiamoci che attraverso i canali Horeca, cioè i ristoranti, le enoteche, noi, i pub eccetera, noi vendiamo gran parte del nostro prodotto di qualità, sto pensando al vino ma non solo, e poi abbiamo tutto, come diceva lei, anche tutta l'attività di agriturismo, che ovviamente è uscita con difficoltà da questa primavera, quest'estate ha cercato di recuperare il possibile e poi adesso siamo di nuovo rientrati in una spirale che preoccupa i nostri imprenditori, che ovviamente pensavano di recuperare in questa seconda parte dell'anno. Quello che dispiace vedere è che tutto sommato, se nella prima fase potevamo capire che era una situazione emergenziale mai capitata nella nostra storia, ecco, forse in questa seconda fase ci saremmo dovuti trovare più preparati, perché una chiusura di un'attività come anche le ristorazioni hanno poi un impatto importantissimo su tutta la filiera agroalimentare e con conseguenze importanti da un punto di vista economico. E qui non ci sono attività di prima categoria, di seconda, essenziale o non essenziale, è tutto il nostro substrato economico che deve resistere a questa seconda fase e che viene messo in grave difficoltà oggettivamente. Io ho parlato di agriturismi, ma lei giustamente ha menzionato quelle attività agricole che riforniscono i ristoranti, pizzerie, e che all'improvviso si trovano senza un importante filone di clienti. E questo che ripercussioni ha a livello proprio economico e di sopravvivenza di queste attività? Può mettere in crisi numerose aziende, dobbiamo dirlo, perché ormai la situazione di questo 2020 era già pesante prima, con queste nuove limitazioni diventerà ancora più preoccupante per alcune imprese, per alcune aziende, e ci manca anche questa visione del futuro che ci dica va bene, facciamo ancora questi sacrifici, ma per cercare di uscire in maniera un po' definitiva da questa situazione così precaria, che invece fatichiamo come cittadini e come imprenditori a vedere. Oltre ovviamente poi a questo tema legato al Covid, ce ne sono altri che in chiusura di anno dovremo vedere come finiranno, tra i quali anche l'accordo con il Regno Unito, che se non troverà un accordo con la Comunità Europea provocherà ulteriori danni ovviamente al nostro scambio commerciale, e questa non può essere che fonte di enorme preoccupazione da parte nostra. Quindi una richiesta proprio di cercare di programmare in maniera diversa, con un coinvolgimento diverso, tutto il nostro sistema sociale per cercare di uscire da questa crisi. Molti hanno lamentato il fatto che nei provvedimenti precedenti, anche emanati a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, venissero imposte delle misure di sicurezza, ma questo già durante la prima fase, una serie di misure da adottare per poter riaprire in piena sicurezza. Le attività hanno investito molto e poi all'improvviso si ritrovano con queste nuove misure e quindi, oltre al danno, qualcuno ha detto anche la beffa. Sì, non c'è dubbio,
tutto il malessere che vediamo in questi giorni, più o meno bene rappresentato, in alcuni casi ovviamente no, quando c'è violenza, però esprime tutto questo disagio, cioè anche di aziende che hanno investito per mettersi in regola e che poi adesso vedono buttata all'aria tutto il loro piano, i loro investimenti. Noi avremmo voluto, certamente da imprenditori e da cittadini, immagino, un controllo molto più forte: chi non è in regola deve chiudere, non può continuare. Ma chi lo è, chi può mantenere la sua attività nei parametri dei protocolli di sicurezza, deve poter continuare ad operare. D'altronde non abbiamo molta scelta. L'economia deve poter proseguire perché è fondamentale per le nostre vite. L'agroalimentare, l'agricoltura che rappresento io in questo momento nella provincia, deve poter continuare ad operare e già abbiamo faticato nei primi 6 mesi. Se poi non vedessimo a breve uno sblocco della situazione, sarebbe veramente un problema. Lo è per noi, lo è per tutto ovviamente il comparto economico, ma noi che siamo produttori poi di alimenti che sono fondamentali per la nostra vita, siamo ancora più preoccupati. Avete già sentore di aziende, di vostri associati che temono di non riuscire più ad aprire o di dover chiudere definitivamente la propria attività? C'è questo rischio concreto? Ma guardi, la chiusura, allora, le aziende agricole, per come sono attualmente impostate, ovviamente cercano di far fronte a tutte le emergenze perché fanno fronte poi con risorse anche personali, sono strutture non generalmente molto complesse. Però c'è un dato di fatto: gli investimenti sono stati ridotti, ovviamente nel periodo di incertezza tutti hanno ridotto gli investimenti. Chi aveva dipendenti che non li poteva utilizzare appieno ha dovuto ridurre anche il personale, e questo è un altro dato di fatto. Alcuni settori hanno sofferto una crisi fortissima, per cui non è ancora il caso attuale, però ovviamente quando c'è preoccupazione, quando si pensa che poi il futuro sarà incerto, ci sono dei settori che nella primavera scorsa sono andati in enorme crisi, tra i quali anche per esempio il florovivaismo, che ha sofferto tantissimo e che ovviamente se non dovessimo vedere una riapertura prima delle feste di Natale in maniera abbastanza allargata, potrebbe subire un colpo veramente profondo. Ma non è solo questo, perché poi abbiamo visto che nel momento di crisi c'è un cambiamento proprio nella nostra dieta alimentare, chiamiamolo così, di cittadini, per cui molte imprese, anche del settore zootecnico, si sono trovate in difficoltà, nel settore allevatoriale in genere, quindi latte, carne. E altri settori hanno subito veramente delle penalizzazioni fortissime. E a fronte di questo, ovviamente, la contribuzione che c'è stata da parte dello Stato è stata molto limitata. Sappiamo che le risorse sono poche, però di fatto, i contributi che sono arrivati dallo Stato sono praticamente nulli per quanto ci riguarda. Un nuovo lockdown, abbiamo capito, per molte realtà economiche sarebbe devastante. Per il vostro comparto cosa significherebbe? Una nuova chiusura, o eventualmente una chiusura anche magari più morbida, come l'abbiamo chiamato noi lockdown, magari a ridosso delle festività natalizie? Guardi, faccio fatica a pensarci, anche se ovviamente ci stiamo ragionando sopra, perché come tutti stiamo valutando se queste misure poi possono avere effettivamente un impatto nel breve periodo e che prima di tale ci possa essere consentita una riapertura. Oggettivamente sono preoccupazioni molto forti, perché le dico un Natale con ancora una chiusura, a ridosso di una chiusura, allora sì che autorizzerebbe molte imprese a chiudere, ovviamente, perché non ce la farebbero a stare in piedi. Molte attività ormai hanno costi superiori, erano già delicate prima, figuriamoci adesso dopo un anno veramente da dimenticare come il 2020 da questo punto di vista, e quindi non ci può far altro che preoccupare una situazione del genere. Certo, se ci fossero degli aiuti, non tanto a pioggia, ma proprio mirati seriamente su questo settore, potrebbero cercare di attenuare un po' il danno, ma per alcune aziende probabilmente un Natale così potrebbe significare anche la chiusura dell'attività. I soldi, i ristori messi in campo dal governo non sono sufficienti. No, non lo sono, intendiamoci. Io capisco benissimo che ci siano problemi di carattere economico per il governo nazionale, così come per qualsiasi altra situazione, i soldi non si creano improvvisamente.
Però certamente dobbiamo prendere spunto da questo grosso progetto di finanziamento da parte della Comunità Europea per cercare di veramente cambiare un po' le sorti dei nostri sistemi economici, cercando di uscire un po' da queste difficoltà, possibilmente uniti. Ci sono delle risorse che verranno messe in campo, seppure nel 2021, quindi molto più avanti. Devono essere un'occasione veramente di rilancio del nostro sistema economico che a sua volta potrà avere benefici, un volano moltiplicatore per tutta la nostra società. Che richieste fate al governo? Allora, le richieste sono quelle di intanto di cercare di capire il progetto che c'è per uscire da questa crisi, perché fatichiamo un pochino a valutare un po' questi impegni che vengono presi, queste limitazioni fase per fase senza avere una visione complessiva e si ha l'impressione che stiamo sempre rincorrendo, ma non cercando di avere una soluzione. Ci deve essere una sorta di alleanza tra governo e cittadini nell'avere un obiettivo comune su come uscire da questa crisi. E il secondo elemento è quello di capire che siamo in un momento così difficile che se gli aiuti ci devono essere aiuti rapidi. Possibilmente non a pioggia, ma un po' più ragionati, perché allora a questo punto veramente eviteremmo chiusure indifferenziate, perché vede, dare 2.000 euro a una singola azienda, certo meglio che niente, ma sono meglio 2.000 euro, ma lei capisce bene che non possono risolvere nessun tipo di problema. Proprio se volete è anche qualcosa di sprecato. Dobbiamo cercare di ragionare insieme ai settori in qualche modo per arrivare velocemente alle imprese, per dargli quel fiato che possa consentirle di andare oltre questo momento di crisi che sta perdurando un po' troppo. Credo che sia questo il momento di fare le cose insieme. Mi sembra di capire, Presidente, dalle sue parole, ma anche da quanto è emerso con gli ospiti che ho avuto in precedenza, che in questo momento a preoccupare è l'incertezza, la mancanza di una programmazione futura. È questo che in qualche modo mette in difficoltà anche le aziende stesse nel programmare il loro futuro. E ha proprio ragione, esattamente quello, cioè il fatto di non avere una visione d'insieme su quello che sarà il futuro. Noi adesso vediamo tutte una serie di limitazioni che ci vengono imposti, ma non abbiamo la sensazione che questo ci porterà a una soluzione. Dobbiamo cercare di capire meglio dove ci stanno portando queste serie di regole nuove e se effettivamente avranno questa capacità di influire su questa crisi. Quindi una visione, abbiamo bisogno di capire come andranno le cose, cosa si sta pensando anche a livello centrale e ci auguriamo ovviamente che si possa andare tutti poi nella stessa direzione, di comune accordo, senza cercare di trovare delle scuse per scaricare poi le responsabilità. Però è un momento in cui dobbiamo dire che se non veniamo resi consapevoli di quello che è il progetto anche nazionale, è difficile che si possa collaborare in maniera adeguata, perché oggettivamente si fa fatica a seguire queste nuove imposizioni. In un territorio come quello della Marca Trevigiana, grande vocazione enogastronomica, il peso di questa situazione è magari diverso rispetto a quello che si potrebbe avere in altre parti del Veneto, ma anche d'Italia in generale. Quindi è questo che forse lei diceva, bisognerebbe fare delle misure più mirate e non a pioggia, quindi cercando di capire anche la realtà, quello che succede in ogni realtà territoriale. Ma sì, esattamente, perché evidentemente la nostra Italia, che è sicuramente bella ma molto lunga, con differenze notevoli tra una regione e l'altra, dovrebbe in questo caso sfruttare proprio tutte quelle che sono le autonomie regionali, le deleghe regionali, per poter ragionare in maniera un po' diversa, perché siamo effettivamente all'interno di situazioni diverse. E all'interno della regione poi ci sono le differenze ulteriori, ma se noi dovessimo parlare del nostro sistema trevigiano, del nostro sistema agricolo trevigiano, ovviamente molto centrato anche sul settore vitivinicolo, stiamo qui cercando di recuperare tutti i mercati persi sui mercati sul mondo, insomma, che a fatica abbiamo recuperato in questi mesi estivi. Adesso ci prepariamo con nuove varietà, qui siamo a Treviso, il Prosecco Rosé, quello che verrà fuori, e ovviamente avere questo tipo di ulteriori limitazioni preoccupa, no? Ci mette così con ancora degli imprevisti che non avremmo voluto vedere, perché è ovviamente un settore trainante del nostro comparto, della nostra area, e se fosse messo in difficoltà poi a cascata
influisce su tutti i bilanci delle nostre aziende agricole diffuse sul territorio. Ma come vi dicevo prima, non c'è solo vino, ci sono tutti gli altri settori che indifferentemente risentono di queste limitazioni, che immediatamente uno dice: ma non vi tocca l'agricoltura? No, ci tocca in pieno, perché poi i mercati reagiscono immediatamente a questo tipo di nuove regole e impattano su tutta la filiera. Non c'è nessuno che rimanga escluso. Quindi noi vorremmo che ci fosse qualcosa di più mirato per la nostra area, per le nostre zone, quindi anche a livello regionale, che ci permettesse di gestire in maniera più aderente forse anche alla realtà, perché se noi delle regole ce le siamo date, le stiamo osservando e tutto sommato stiamo reagendo meglio di altri, forse potremmo anche gestirla in maniera differente dal resto d'Italia, con tutte le cautele del caso, che ovviamente sono sempre prioritarie, ma che forse in questa fase varrebbe la pena tenere in considerazione. Presidente, l'ultimissima battuta. Durante il primo lockdown, durante i mesi scorsi, quando si parlava di agricoltura, l'appello era quello di acquistare, anche perché non ci si poteva spostare più di tanto, acquistare a chilometri zero, anche a centimetri zero se possibile, quindi andare dalle aziende agricole proprio per aiutarle. È un appello che non decade mai, resta sempre valido, giusto? Tanto più in questa fase. No, no, ha ragione, sì, certo, ovviamente, ma per un motivo molto semplice, anche ovviamente aiutare il settore in un momento di difficoltà come per tutto il resto, ma anche perché con i nostri prodotti noi siamo sicuri anche di quello che mangiamo, abbiamo tutte le certificazioni che servono per garantire la qualità e la salubrità dei nostri prodotti, quindi meglio che mangiare italiano, secondo me, c'è poco da fare nel resto del mondo, quindi è solo un'opportunità in più per conoscere il nostro sistema agroalimentare, che ovviamente non ha rivali. Lo dico in palese conflitto di interessi, ma ne sono convinto, insomma, che il nostro sistema agroalimentare, le nostre produzioni DOP e IGP sono veramente un fiore all'occhiello che vale la pena, insomma, valutare ancora di più in questi momenti. Grazie davvero Presidente, grazie a Gian Giacomo Gallarati Scotti Bonaldi, Presidente di Confagricoltura Treviso, grazie, buon lavoro e a presto. Grazie, Arrivederci. grazie a lei Presidente, grazie davvero per questo ulteriore punto di vista sulla crisi legata alla pandemia. Adesso ci fermiamo, ancora qualche istante di pubblicità, restate con noi, tra poco. Rieccoci in diretta. Apriamo un attimo una finestra sulla mostra del cinema di Venezia, che è riuscita ad andare in scena nonostante le restrizioni per il Covid. Ebbene, per la mostra del cinema di Venezia arriva la notizia della riconferma come direttore di Alberto Barbera. Di questo ci racconta il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Francesca, buongiorno allo studio e ai nostri telespettatori. Allora, una notizia che era nell'aria. La notizia è in aria, hai detto bene, è stato confermato Alberto Barbera, che guida della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia anche per il prossimo quadriennio. Una nomina che era stata richiesta a gran voce un po' da tutti gli operatori, ma che non è raccontata perché questo, come sappiamo, è il primo quadriennio della presidenza di Roberto Cicutta. Infatti non è stato solo confermato Barbera alla guida della mostra, ma sono stati nominati anche i direttori delle altre sezioni e altre sezioni che hanno visto delle novità sia per il settore musica che per il settore danza. La nomina di Alberto Barbera era quella ovviamente più attesa, perché c'è grande attesa attorno appunto al Festival del Cinema. Il Consiglio d'amministrazione gabinale, peraltro, che si è riunito in videoconferenza, ha anche confermato per il 2021 la mostra di architettura e per il 2022 quella di arti visive. Questo invio, che è stato reso necessario lo scorso anno appunto dall'emergenza Covid, ha imposto uno slittamento in avanti di queste due date. Per quanto riguarda queste due rassegne, i direttori sono ovviamente in carica e
e nelle piene delle loro funzioni. E per la musica invece abbiamo l'ingresso di Lucia Rocchetti e del duo Ricci Forte per il teatro. Peraltro, questa mattina abbiamo intercettato il direttore Barbera a Milano e ci ha voluto lasciare così un suo commento della sua prima intervista in esclusiva per noi dopo la conferma della nomina, per cui se non hai domande dallo studio io farei partire il servizio. Grazie Lorenzo, ascoltiamo le parole di Alba. Sono felice e onorato di questa riconferma alla direzione della Mostra del Cinema. Felice perché mi consente di continuare a fare un lavoro bellissimo che ha occupato gran parte della mia esistenza, che faccio con passione, dedizione e grandi soddisfazioni. Sono onorato perché anche il riconoscimento della qualità del lavoro svolto sinora, in particolare questi ultimi 9 anni a Venezia, grazie anche alla collaborazione di tanti amici che hanno condiviso con me le scelte più importanti e a volte difficili che abbiamo fatto. E mi fa piacere anche il riconoscimento di un principio, che nella direzione di un festival la continuità è un elemento decisivo, lo dimostra l'esperienza di altri festival. Penso a Cannes, dove il direttore rimane in carica per decenni addirittura, perché ci vuole tempo per costruire un progetto, per metterlo a punto, per migliorarlo. E questo progetto si regge essenzialmente su un rapporto di fiducia con gli autori, i produttori, le distribuzioni, le società di produzione, i sales agent. Un direttore che arriva e che ha solo 4 anni di tempo davanti deve ricominciare da capo. Ci vuole del tempo, si perde del tempo e quando si è arrivati a mettere a punto un progetto bisogna abbandonarlo, bisogna lasciarlo. Ecco, quindi sono felice di continuare a lavorare per la Biennale di Venezia. Sarò con voi con lo stesso spirito di sempre, passione, dedizione, voglia di far bene, di aiutare il cinema, specialmente in questo momento così difficile. La prima intervista di Alberto Barbera dopo la riconferma direttore della Mostra del Cinema di Venezia, appunto che ci ha presentato il nostro Lorenzo Maier. Continuiamo in qualche modo a parlare di spettacoli, ma di spettacoli viaggianti, tutto quel mondo che colora, anima le piazze delle nostre città in concomitanza con delle fiere, delle sagre e un mondo fermo al palo ormai da mesi, da febbraio. È stato uno dei primi settori ad essere bloccato e da quel momento non è più riuscito a ripartire. E allora capiamo le preoccupazioni, la situazione che sta vivendo tutto questo grandissimo mondo che coinvolge intere famiglie. Insieme a Eva Torricelli, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Lei è di Castelfranco e anche lei fa parte di questo grande mondo che all'improvviso, da un momento all'altro, si è trovato fermo proprio quando si iniziava a programmare una stagione, perché sappiamo insomma che si popolano le piazze con la bella stagione, vediamo le giostre, vediamo tutte le attrazioni prendere vita, tornare a illuminare le nostre città e all'improvviso da un momento all'altro vi siete trovati fermi. Com'è la Diciamo che situazione ad oggi? la situazione è molto grave, molto molto grave, perché siamo una delle categorie più colpite in assoluto in questo periodo. E il 25 di ottobre è uscita la nuova ordinanza dove c'è la sospensione della nostra attività, ma il problema è che noi non siamo mai ripartiti, perché dal 23 febbraio siamo fermi causa Covid, ma da dicembre anche causa fine stagione, perché noi a dicembre smettiamo di lavorare perché finisce il nostro giro, diciamo. E nonostante le linee guida del 15 giugno, quando tutte le attività sono ripartite, noi siamo comunque rimasti fermi. Infatti, l'ultima ordinanza è stata anche, insomma, l'ultimo colpo di grazia, diciamo, perché non siamo mai ripartiti come tutti gli altri. E quindi è molto grave Cosa questa significa cosa. non poter lavorare, fare il proprio lavoro, che poi è anche una passione quando parliamo di spettacolo? Beh, noi ci mettiamo, è tutta la nostra vita, noi questo lavoro lo facciamo da generazioni, c'è la nostra, tipo è la quarta generazione che svolge questo lavoro. E essere impossibilitati è molto, cioè, brutto anche psicologicamente,
E poi siamo stati anche discriminati perché comunque succede questo, che tutte le attività sono ripartite e noi potevamo svolgere il nostro lavoro perché nessuna legge lo negava. Noi avevamo queste linee guida del 15 giugno, però non sono state prese in considerazione perché i sindaci potevano decidere autonomamente se farci lavorare oppure no. Però spesso hanno svolto anche delle sagre. A parte, cioè facevano saltare il Luna Park e i fieristi storici per magari fare una sagra per conto suo, oppure magari fare gli stand gastronomici e eliminavano solo le giostre. È questo che noi non capiamo. Cioè non. Come si riesce a vivere la quotidianità senza avere questa entrata, che poi per molti rappresenta l'unica entrata? Certo, noi non abbiamo, è molto difficile perché il punto è che spesso quest'estate ci confermavano delle manifestazioni e fino magari a 2 o 3 giorni prima non le annullavano e quindi non abbiamo neanche avuto la possibilità di trovare un'alternativa, perché questa cosa è successa spesso, che proprio ci tenevano in ballo fino all'ultimo momento. E il giorno prima o 2 o 3 giorni prima dicevano che non si faceva più niente. Cioè, questa è stata la nostra estate. Per esempio, nella mia situazione, ma tantissimi sono nella mia situazione, su 30 sagre che io avevo in programma da marzo, ne abbiamo svolte solamente 3. E come riuscite ad Cioè, andare avanti, Eva? è molto duro perché comunque di aiuti non ce ne sono stati molti. E non vediamo neanche un futuro, diciamo. Voi il 22 ottobre avete manifestato, c'è stata una grande manifestazione a Roma con una delegazione anche di chi si occupa di spettacoli viaggianti dal Veneto, una cinquantina di persone. Questo è il 22 ottobre. Com'è andata quella manifestazione fatta però prima dell'ultimo DPCM? Certo, la manifestazione è andata benissimo, è stata organizzata dalle Associazioni Unite dello Spettacolo Viaggiante, prima in Italia, ci sono state più o meno 2.500 presenze da tutta l'Italia, è stata molto sentita e speriamo che insomma, sia utile, perché di noi non parla quasi nessuno. Ecco, era Questo quello che è il problema. volevo proprio chiederle. Si nominano tante categorie, ma spesso la vostra non viene nominata o viene nominata alla fine della lista. Secondo lei perché? Lei ha parlato di discriminazione prima. Noi abbiamo parlato di discriminazione perché quest'estate, cioè, l'abbiamo proprio notato che solo noi praticamente non siamo ripartiti, perché tutte le attività sono ripartite. Adesso c'è una gran confusione perché comunque giustamente non siamo gli unici a aver avuto problemi, però siamo i pochi che sono stati colpiti così, perché comunque io ho visto che in un modo o nell'altro tutti quanti sono riusciti a svolgere il suo lavoro in sicurezza. E noi non abbiamo avuto la possibilità perché comunque avevamo queste linee guida approvate, erano anche molto più stringenti di tante altre attività. Siamo all'aperto, abbiamo presentato dei piani di sicurezza, anche a nostre spese, però non venivano nemmeno presi in considerazione dalle amministrazioni. Cioè non ci considerano, non parlano di noi, cioè, e la gente pensa che magari è un'attività che può essere sospesa perché non è essenziale. Ma è un divertimento per chi viene a Luna Park, ma per noi è lavoro, cioè è il nostro unico lavoro, questo. Quindi voi avete fatto anche degli investimenti che poi alla fine non sono serviti a nulla perché non avete potuto metterli in pratica per le No, misure. però le misure erano regionali e nazionali, erano approvate e anche testate perché qualche Luna Park comunque è riuscito a aprire. Magari al mare, ci sono stati in una park stagionale di 3 mesi, hanno messo in pratica tutto. Qualcuno è ripartito, ma una piccola minoranza proprio. Avete intenzione? E non è stata data neanche la possibilità di mettere in pratica le cose. Avete intenzione di tornare a manifestare, di tornare in piazza? Certo, perché anche l'altro giorno erano presenti dei nostri colleghi a Treviso. Era una manifestazione dei lavoratori, però c'era qualcuno che comunque sosteneva lo spettacolo viaggiante, erano presenti e forse saremo anche domani a Venezia,
alla manifestazione dedicata allo spettacolo. E poi comunque si continuerà, si manifesterà ancora. Dobbiamo farci sentire. Siamo stati nell'ombra, cioè fino adesso, praticamente ad oggi è quasi un anno che noi non lavoriamo, perché io e tanti altri siamo fermi da dicembre. Voi vi unite al coro di quei tanti lavoratori che dicono benvengano i ristori, benvengano aiuti economici, ma quello che noi chiediamo è di poter fare il nostro lavoro. Noi vogliamo svolgere il nostro lavoro perché in sicurezza è sicuro e all'aperto ci sono un sacco di attività, al chiuso che ben venga, è giusto che tutti lavorano, però non capisco delle volte perché noi che siamo all'aperto non abbiamo la possibilità di lavorare e magari tante attività al chiuso non hanno mai chiuso, cioè sono sempre stati tutti aperti, cioè la maggior parte sono stati aperti. Noi che siamo all'aperto non abbiamo la possibilità di lavorare. Abbiamo presentato piani di sicurezza anche con ingressi contingentati, misurazione della temperatura, gel, mascherine. Abbiamo presentato di tutto, ma in alcuni comuni non, cioè non è neanche stato preso in considerazione. Questo. Lei ha creato anche un gruppo su Facebook per raccogliere chi come lei lavora in questo mondo. Certo, noi, il mio gruppo diciamo che è nato nel primo lockdown. In maggio per sensibilizzare di più la situazione di emergenza e per sensibilizzare insomma questa situazione grave che ci ha colpito e anche per ricordare a tutti di tornare alle giostre quando sarà possibile. Solo che momentaneamente non vediamo un futuro in questo perché come si può dire, non è solo un lavoro nostro, è anche una cosa storica, cioè è una tradizione che non dovrebbe smettere. E invece sembra che stanno facendo di tutto per eliminarci, cioè in poche parole. Questo è quello che noi sentiamo. Voi, Perché. la vostra stagione, Eva, mi perdoni, la vostra stagione solitamente in che periodo si svolge? Allora, la nostra stagione di solito proprio inizia verso i carnevali. Diciamo appunto da febbraio, quindi noi per quello dico che non siamo ormai ripartiti, perché il 23 febbraio abbiamo chiuso prima di tutti, perché poi hanno cominciato a chiudere le altre attività verso marzo, mi pare, se non mi sbaglio. E noi già da febbraio eravamo montati per un carnevale e abbiamo dovuto smontare tutto, come primi. Con i costi che ci sono poi dietro al montaggio, allo smontaggio di tutte le attrazioni, perché non dimentichiamo che c'è anche un costo, non è semplicemente il mancato introito, ma è anche proprio il costo di gestione delle giostre, delle attrazioni. Certo, poi abbiamo anche le assicurazioni, cioè c'è un sacco di lavoro dietro alle giostre, cioè non è solo divertimento come questo, è quello che vorremmo fare capire, perché è un divertimento sì per chi frequenta il Luna Park, ma noi facciamo davvero tanti sacrifici e ultimamente ci siamo stati anche sentiti presi in giro un po', perché io non so se qualcuno conosce quello che sta succedendo a Udine. Che noi partecipiamo a quella fiera di Santa Caterina e praticamente abbiamo fatto tutte le spese perché io ho anche un chiosco ambulante e noi siamo stati impossibilitati anche a rinunciare perché sennò avremmo perso per 3 anni la partecipazione a quel Luna Park. E quindi il giorno che noi dovevamo aprire ci hanno detto che dovevamo smontare, cioè. Per fare un attimo il punto della situazione. E così, cioè, questo è stato proprio il colmo. Però abbiamo le spese, nessuno ci rimborserà di queste spese. Noi abbiamo dei viaggi, abbiamo le assicurazioni, cioè abbiamo un sacco di cose dietro. E non capiamo perché abbiamo questo trattamento. Perché comunque io ho visto che adesso c'è questa ordinanza e speriamo che non andiamo in un nuovo lockdown. Ma noi è da febbraio che non lavoriamo. Cioè perché su 30 sagre farne 3 è come non averle fatte, secondo me. Solo che il problema è che noi potevamo lavorare, ma non ci hanno permesso di lavorare. C'è solo proprio pochi Luna Park. Che oltretutto non ce n'è stato nessun contagio nei pochi Luna Park che sono stati aperti, c'è stato zero contagio. Eva, io la ringrazio. Naturalmente torneremo
ad aggiornarci insieme a lei, anche per capire se metterete in campo nuove manifestazioni proprio legate al vostro mondo e se deciderete magari di ritornare a Roma, dove siete stati pochi giorni fa, per far sentire la voce, lei dice, di un settore che è stato dimenticato, ma dietro al quale ci sono molte famiglie e molti lavoratori. Grazie davvero a Eva Torricelli che ci ha raccontato la situazione degli spettacoli viaggianti. Grazie, in bocca al lupo e buon lavoro. Augurandoci che possiate presto tornare a fare il vostro lavoro, che sappiamo portare tanta felicità, e in questo momento c'è anche bisogno di sorridere, magari su una giostra e nella piena massima sicurezza. Questo è fondamentale. Grazie davvero ad Eva Torricelli. Torniamo. Grazie, viva Marco. Assolutamente, la ringrazio. E poi c'è tutto il mondo dello sport, un altro mondo che sta subendo le conseguenze delle misure. Sappiamo che palestre, piscine chiuse e gli sportivi che si ritrovano fermi. Allora sentite le parole di Mattia Tamiazzo, ex atleta di ginnastica artistica della nazionale italiana padovano, che si è chiuso in una gabbia per lanciare il grido di dolore proprio dello sport. Allora sentiamo le sue parole in questo video. Ciao a tutti, sono Mattia Tamiazzo, sono stato un atleta della nazionale per un decennio, faccio sport da 26 anni e così è come mi sento ora e come penso maggior parte degli atleti e di chi lavora nell'ambito dello sport in Italia. La cosa che mi dispiace di più è che l'icona dello sport è sempre stata abbinata a sport e salute, due parole che vanno di pari d'accordo, e se togli la prima, la seconda non durerà molto. La cosa mi dispiace perché tutte le società italiane hanno fatto sacrifici, hanno igienizzato, rispettato le regole, distanziato le persone all'interno delle palestre per il minor numero di contagi possibili, e il risultato è questo, quello di trovarsi chiusi dentro una gabbia senza avere la possibilità di fare ciò che noi amiamo e del bene sempre per il prossimo. Lo sport lo fanno le persone anziane per rimanere in salute, lo sport lo fanno persone che hanno problemi psicofisici, lo sport lo fanno le persone che hanno bisogno di star bene, che vogliono star bene, ma soprattutto la cosa più importante, lo sport lo fanno il nostro futuro, i ragazzini che imparano cosa vuol dire star bene, un sacrificio. È inciso che questa mattina, 29 ottobre, in piazza Cavour alle ore 11 a Padova, sosterrò i nostri diritti di allenatori, di sportivi e di tutti gli atleti italiani. Riaprite le palestre, dateci la possibilità di continuare a fare del bene. Palestre, poi ristoranti, e poi tutte le tante, gli spettacoli viaggianti, ma tante categorie che chiedono di poter lavorare in sicurezza, ma di poter fare la propria attività. Di questo abbiamo parlato oggi in questa diretta. Tutti gli aggiornamenti di cronaca e sul fronte coronavirus questa sera nelle edizioni dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello produciamo solo carni e salumi genuini. Nuova apertura a Ponzano Veneto. Benvenuti al meteo. L'alta pressione torna a prendere possesso dell'Italia, ecco che anche al nord-est avremo una fase di tempo stabile. Vediamo il dettaglio di giovedì 29 ottobre. Sul Veneto possibili foschie o nebbie sparse in pianura e nelle valli durante le ore più fredde della giornata, in diradamento però col passare delle ore. Ampio soleggiamento a seguire con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature oltre la media del periodo, minime fino a 10 gradi, massime invece tra i 16 e i 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui inizialmente locali nubi basse, dal pomeriggio decisamente più sole, non sono previste piogge degne di nota. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime oscillanti invece tra i 16 e i 17 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, addensamenti sui settori alpini di confine, soleggiato invece altrove. Temperature
temperature minime sugli 8-9 gradi, massime invece sui 16-17 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello produciamo solo carni e salumi genuini. Nuova apertura a Ponzano Veneto.